Com'è? Avete riposato? Erano miei i calzini, Mollica. Erano miei. Mi piacciono i miei calzini azzurri. A voi piacciono? Ho portato fuori questi fettazzi che non voglio che faccia dentro e fuori. Buongiorno, buongiorno. Grazie Ryuk per i suoi 15 mesi. E il mod... Porca troia! Mi sono scordato, chiedo scusa. Non l'ho detto mai durante gli ultimi giorni, chiedo venia, me ne sono completamente dimenticato. Lo scrivo nel titolo. Ragazzi, chiedo scusa, chiedo scusa. Purtroppo va così. È stata... Donate, 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 donate per i moderatori. Sono stato un attimino preso negli ultimi giorni, mi sono perduto. Dove vai? Non uscire, bastardo. Bravo, vai di là, che poi mi apre la finestra e mi viene il cagone. Vai, vai, come tutto sconsolato. Povero. Grazie a Black Load per i 27 mesi. E grazie anche a Andrew Kaiman per i suoi 5 mesi. Donate, 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 donate. Vada, vada, aprite le danze. Donate per il mod, subate per me, ma soprattutto divertitevi per voi stessi. Grazie a Gabriele per i suoi 10 mesi. Oggi Sea of Thieves perché uno, voglio rilassarmi un po' in mare. E due, mi piacerebbe chiacchierare con voi di quello che abbiamo visto ieri. Sì, mi Adesso ricordo. con calma apro tutto. Tanto Sea of Thieves non è che sia un gioco dove si ha fretta. Beh, delle volte anche si ha fretta, però generalmente no. Grazie a Noxentwich, che regala la Sabbath Riven, a Dallin, a Snow, a Francisco e a Strotacue. Ringraziatelo tutti! Ma soprattutto donate, donate denaro per i moderatori. Il denaro dei moderatori. Il denaro. Il moderato. Il moderano. Grazie, Rikishimaru, da parte dei mods. Adesso parliamo della conferenza. Lasciatemi salpare, poi parleremo della conferenza con calma. Datemi giusto il tempo di avviare il tutto. Guarda, tacchete, tacchete, pocchete, facchete. E appena. Non gliela posso dire. Forse questo la rinfrescherà la iniziamo a memoria. chiacchierare, Come l'ha che rinfrescata? di roba da dire Forse va ce meglio. n'è. Questo vi rinfrescherà la memoria. Ciao, G-Gang. Grazie a Darry Marple, sempre qui, anche se a fasi alterne. Grazie mille per i suoi 12 mesi. Grazie a Masquere per i 24. Sei come il sorgere dell'aurora. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno che passa, sei sempre più piccante. L'ho detto io questo. Buon secondo anniversario, anche se sono di più. Grazie mille, Masquere. Grazie anche a Larrican per il suo tier 3 da 32 mesi. Ho già mangiato tutto io. Sempre più vicini ai 3 anni, compagnia impagabile come sempre. Grazie mille, Larrican. Grazie a Aftos per i 5 mesi. Salve gatto, come se la passa? Sono seduto qui con voi. Quindi bene. E grazie anche a Noxen. Io che faccio? Non mi subo? Ma si suba, si suba, si subi. Ah, eccoci qua. Come mai streammi sempre presto? A parte il fatto che il presto è relativo. Comunque per evitare i ragazzini che devono andare a scuola. Grazie al bardo ballerino per i 23 mesi. Poi la mattina che cazzo c'ho da fare? Sì, io mi sono svegliato alle 7 comunque. Presto? Bah, è molto relativo dire presto. Sono le 9, voglio dire. E non c'è la scuola, lo so. Adesso non c'è la scuola. Ricomincerà. Ostia, la play orizzontale è meglio che in verticale, non sono d'accordo. No, Naberluke, ma infatti adesso mi bannano perché sto giocando da solo.
Sai che non ho mai... Oggi peschiamo, oggi voglio anche pescare, porca vacca, non lo facciamo mai. Mamma mia, che brutta questa nave. Ah. Vi ricordo che oggi è il mod day, quindi donate, siate molto generosi con le persone che vi permettono ogni giorno di scrivere in maniera pacifica in una chat pulita, Monica, ma che persona a modo, Grazie anche a Jackim da parte mia per i 4 mesi e Cigatto, un piccolissimo omaggio ai mods. Quanto sono pochi. Scusa Cigatto, arrivo tra un attimo. Me ne tolga 3 litri. Il segreto della bontà del pane con l'uvetta o pan tramvai tipico della Brianza è quello di essere ben cotto, croccante ed elastico. Adesso mi un va. Abbraccio forte ai mod. Adesso mi va il pane, mi va. Del pane. Il pane è buono, eh. Adesso apro e chiudo questa digressione. Il pane è quella pietanza che fa diventare ciccioni del merda. Però è buono. È proprio buono. Mi piace un sacco. Comunque sto dicendo Cigatto. Grazie mille ovviamente a Mollica da parte dei mod. E Cigatto, un piccolissimo omaggio ai mods. Sono pochi, lo so, però il denaro in tasca è inversamente proporzionale all'amore verso di voi. Mi piace il pane. Pane caldo appena so. Ma non fa male il pane caldo? Adesso non so se è una delle solite cazzate che mi hanno detto da piccolo e mi è rimasta dentro. Alla fine non mi sono mai informato. Non mangiando pane caldo appena fatto, perché non sono un fornaio e non faccio il pane a casa mia, quindi dicevano che faceva male il pane caldo. Cioè non caldo nel senso che lo scaldi, il pane appena fatto. Grazie ad Andre che ha allungato la sub fino a luglio, una roba incredibile. Luke Sparrow che regala 5 sub a Nick, a Sennar, a Zafira, a Florengi e a Mac Potato Toast. Grazie mille. Perché ti lievita nella pancia, ma appena fatto non dovrebbe... Cioè, scusa, non dovrebbe lievitare prima. È una credenza. Ah, è una credenza. Quindi, cioè, non è che me l'hanno detto. Si dice, si pensa. Non è vero che fa male, lo hanno dimostrato i recenti studi. Lo dico avendolo letto su articoli scientifici seri. Però stai dicendo recenti studi. 20 anni fa, quando me l'hanno detto, non c'erano questi recenti studi. Ah, sì, mi ricordo. Corretto. Giusto. Dai, ci può stare. Mi fa male il polso destro oggi, ma io non so, sono veramente una merda. No, no, ma lo so che il pane caldo appena fatto è la cosa più buona del mondo. Ne sono ben consapevole. 20 anni fa faceva male, adesso basta, ha smesso, giustamente. Non si può stare sempre male. Non si deve continuare con la paura del pane. Allora, fammi piazzare giuste cazzate. 1, 2, 3. Ale, ale, ale. Ok, allora, oggi vorrei fare qualcosa di diverso. E quindi so che per la live magari è meno interessante, ma visto che in questa live ci sarà molto da chiacchierare, facciamo una missione del dei mercanti. Ok. Un trasporto merci dalla reputazione famosa, attenzione. Dai, va bene, dammi questo. Our business is done. E iniziamo a parlare di PlayStation 5, sì. Allora, io direi di partire intanto dalla conferenza. Ah, cazzo, ne avevo già una. E vabbè, dai, metto questa. Voto. Da Sanctuary. E adesso mi dicono loro dove devo andare. Quante casse sono? 6 casse. Vabbè. Allora, ma perché mi hanno messo la nave così distante oggi? Ma porca puttana, che fastidio. Fì, è diventato buio. Allora, may I be of assistance?
No, aspetta. Goodbye. No, non è che l'avamposto Sanctuary questo? Cioè, quindi devo pure andare all'avamposto. Scusa. Ah, devo pure andarci all'avamposto Sanctuary? No, no, è qua. Ma come mai? Scusa. Ah, aspetta, forse sto parlando con la persona sbagliata. Chi è Charles? Charles. Che cazzo è Charles? Non lo conosco. Grandissimo Luke Sparrow, grazie da parte dei moderatori. Donate, donate, donate per i moderatori. Questa è per i miei mod preferiti. Oh là là. Grazie Dalby, il negoziante di vestiti. Ah, è giusto qua, ok, perfetto. Guarda quanto era distante, porca troia. Ok. Grazie a Nial per 18 mesi. Grazie mille. Allora, intanto sono molto contento di come è andato l'evento. C'era anche Karim, e quindi era, non pensavo andasse male, ovviamente. Però 5.000 e passa persone, per me è stato veramente, veramente inaspettato. Sono molto contento, è andata proprio bene, mi sono divertito. Ma devo dire anche che valeva assolutissimamente la pena seguirla. Ricreduto no, perché non mi aspettavo sarebbe stata una merda. Però diciamo che, visto cosa ci avevano proposto finora, mamma mia, di nuovo sto bug, ok. Non solo Sony, però è sempre stata zitta, no? Vedo, non vedo, questo, quell'altro, cazzi e mazzi, cose del genere. Quindi tra Sony, poi Microsoft... Allora, vorrei sfatare questo mito, non per essere pro Microsoft, ma per essere corretto tra le due parti. Quello che ha fatto Sony ieri sera non può essere comparato a quello che ha fatto Microsoft. Porca troia, solo piante, non vedo un cazzo. Per il semplice fatto che quello che ha fatto Microsoft faceva parte di un pacchetto di dirette. Allora, un pacchetto di dirette che quella precedente non era neanche così male. Anzi, questa diretta qui, nello specifico, dove avevano promesso gameplay di roba next gen, era una merda. Però si parlava solo di terze parti, e attenzione, le belle bombe da parte di Microsoft devono ancora arrivare. E io mi aspetto grandi robe. Io ho alte aspettative, stavolta da Microsoft. Altissime aspettative, perché hanno comprato un botto di studi. Io voglio vedere una generazione piena di esclusive. Ritirando indietro questo discorso, intanto grazie mille a Frank per il ride. E te, un caffè per i mod. Tu ricorda di mettere la bandiera dei mercanti prima di iniziare. Hai ragione, grazie. Figa, 8 volte così, però che due grandi coglioni. Sì, no, oh dai, bottiglie, perfetto, che così si spaccano. Vacca boia. Quindi, aperta e chiusa la parentesi Microsoft, che non ha ancora sfoderato le sue carte migliori, e secondo me lo auguro per loro, butterà fuori tanta ficcanza. La live di ieri è stata super bella. A parte un paio di titoli che proprio non me ne sbatte un cazzo, come ad esempio Gran Turismo. A parte il fatto che Gran Turismo, cazzo, la minimappa con le freccine metallizzate, la mappa di mondo, come si chiama? La mappa del mondo possiamo chiamarla, è roba veramente che mi sa di vecchio e brutto. Adesso non è che voglio Forza Horizon, che porca puttana, troppo pieno di roba, però ci sarà una via di mezzo tra una roba enorme piena di cose e quella cosa lì. Quindi, a parte Gran Turismo, che non me ne sbatte sinceramente un cazzo, e ce n'era un altro che non mi interessava. Proprio devo spostare la nave. Ce n'era un altro che non mi interessava e non mi ricordo più come si chiamava. Quello cartunato? Jet. Ah, Jet, sì, che non ma... Quello con quella prospettiva un po' strana. Ma ti dirò, Sackboy... io sono sempre stato un grande fan di Little Big Planet. Me li sono giocati tutti. L'ultimo, quello lì per PlayStation 5, neanche me lo ricordavo. Quello col cane. Sinceramente non mi interessa... Cioè, allora, mi interessa... Non è una roba che attendo in maniera...
spaziale. Però è uno di quei giochi che sinceramente peda la mano, gioco sempre volentieri, tanto dura sempre poco Little Big Planet. Mitrandir, sono 13 come volete, no, come le volte che ti trovai, che dovrai fare avanti e indietro con le piante stamattina. Perfetto. Non so leggere, tra l'altro. Deathloop, c'ha una grafica a parte... Allora, a parte il fatto che quello è stato un po' un casino, perché, allora, bellissima conferenza quella di ieri, però dovremmo anche vedere cosa esce da Sony e cosa esce multipiatta. Non è banale da dire, anzi, ce la facciamo qua? Una merda, porca troia. No, forse ce la faccio. Che coglioni le piante. Ah no, beh, guarda, perfetto, perfetto. Queste metto sotto che così se piove non si scioglie come i biscotti. Scusate, stavo dicendo... Merda, mi sono scordato, scusatemi. Deathloop, ok. No, sto facendo un discorso su terze parti, ok. Allora, Microsoft ha fatto questa mini carrellata di terze parti de merda. Non ho capito come mai abbiano scelto di fare quella cosa super noiosissima per spezzare. Allora, tornando un attimino a Microsoft, io spero che abbiano fatto quella stronzata lì perché vogliono spendere un'ora piena a parlare solo di esclusive. Mi auguro questo. Quello che ha fatto ieri Sony invece è stato più da E3 classico, no? Una bella carrellata di titoli esclusive e non esclusive. Poi è chiaro che titoli come Deathloop, Resident Evil 8 saranno multipiatta. No. Ninja Theory non è terze parti. Scusa, Deathloop. Non era... era edito da Bethesda. Quello sarà terze parti per forza, non credo sia esclusiva. Non mi pare, almeno di ricordarvi il simbolino. Arcane, Bethesda, ah ecco. Ah, dici per Microsoft. Vabbè, ma per Microsoft... Chi se ne frega di Microsoft, lasciamola da parte. Finché non fa la sua conferenza di esclusive, per quanto mi riguarda, non... non abbiamo parlato di niente. Microsoft... Ah, abbiamo finito? Ok. Microsoft ha fatto vedere solo le terze parti. La roba sua ancora non ce l'ha mostrata. Aspettiamo. Aspettiamo e vediamo. Parliamo di ieri sera. Ieri sera è stato veramente bello. È stato un bel connubio di roba più o meno interessante. Ma devo dire che in generale mi ha attirato quasi tutto. Quasi tutto mi ha attirato. Ah, scusate che devo leggere qui. The Spools of Plenty. Va bene. Questo immagino uguale. Vediamo se saranno tutti lì. Spools of Plenty, va bene. Dove cazzo è Spools of Plenty? Non ho mai sentito io sta cazzata. Si sono inventati. Spools of Plenty. A sinistra dove l'hanno posto? Dove? No, non è vero. È una chiatta del pescatore. Ah, è un posto anche piccolino. L'ho appena visto. Grazie a Fila per 9 mesi. Sono scemo? Ah, perché il negozio Spoils of Plenty. Ma vaffanculo, va. Scusatemi. Dov'è che devo andare? A ovest. Quasi secco. Va bene. Ma porca vacca. Allora, fammi girare qui sta cazzata. Little Devil Inside credo sia la cosa che mi ha attizzato di più, sai? La bandiera, avete ragione, la bandiera. Aspettate. Vabbè che tanto adesso si ferma, eh. Non è che vada da nessuna parte sta nave del merda. Dove va? Vabbè, si fermerà. Signora, dov'è che si... Dove devo firmare? Ecco qua. Posto, ce l'ho? Boh.
Sembra molto figo, sembra un molto narrato, mi attira molto. Demon's Souls, purtroppo mi sono svegliato con una notizia orribile su Demon's Souls. Già mi fa schifo. Però non voglio essere del tutto definitivo. Vi leggo quello che mi ha scritto Luke. Stanotte è l'una in realtà. Demon's Souls, secondo Sony, è stato rifatto da zero e avrà due tipi di opzioni grafiche: fidelity e frame rate. Oltre ad una modalità nuova chiamata Fractured Mode e supportare il ray tracing. Per me è già merda. Perché nel momento in cui mi fai scegliere tra qualità e frame rate, come è successo anche con... com'è che si chiama? Quello che sembra Sekiro ma non è, per davvero stavolta. Nioh? Come è successo con Nioh? Se scegli frame rate vedi di merda. Se non scegli frame rate, giochi di merda. No, non è andato la data per quello. Però vi devo dire, mi è scesa parecchio. Io odio la scelta su console. Per me è inaccettabile. Perché? Perché non è una scelta come su PC, che puoi metterti a calibrare. Allora abbasso un pochino questa il motion blur, tolgo il V-Sync e scendi un po' a patti per avere una resa bella e un frame rate stabile. Su PC riesci a mettere quelle cose lì. Su console, porca di quella puttana, o uno o l'altro. No, per me è inaccettabile. Mi fa schifo. Mi fa veramente schifo. O mi dai tutte le opzioni e allora io scendo un po' a patti con me stesso, perché ci sta che un gioco non possa andare a cannone con l'hardware, giustamente, di una console. Ci può stare. Ok, che è la next gen. Però il fatto che ci sia la scelta mi fa sperare che sia perché magari lo vogliono far uscire anche su PC e allora sarà un titolone incredibile. La scelta su console mi fa veramente vomitare. Posso fare nulla. Non credo neanche di essere l'unico a pensarla così. Su console è tutto preimpostato, non puoi modificare chissà cosa. Ma infatti è per quello che mi sta sul cazzo, perché loro deliberatamente ti stanno dicendo: o giochi con un bel frame rate, che è quello che sceglieranno tutti per Demon's Souls, santo cielo, o vedi bene. Ma ho capito che il ray tracing sarà incredibile, ma sicuro sarà disattivato nella versione per salvare i frame. Ma lo do per scontato. Cioè, ti pare che ti fanno abbassare la qualità grafica per mantenere i 60 frame e ti lasciano il ray tracing? Ma ovvio che quella sarà la prima roba che verrà tagliata via. E scusa, per il 5? Sì, vabbè, che vuol dire? Perché non può uscire su PC? Forse su Xbox puoi modificare grafiche e frame. Non lo so. Cioè, è una cosa che mi fa schifo, anche se me lo fa fare da Xbox, per carità. No, no, certo, Gabriel. Però sul PC da gaming, anche spendendo una certa cifra simile, ribadisco, puoi scendere comunque a dei compromessi che non siano o vedo di merda e gioco male. Scusami, vedo di merda ma gioco bene, o vedo da Dio e gioco di merda. Cioè, su PC c'è una scala di grigi che ti permette di migliorare un po' le cose. Perché l'ho vista meglio, Elia. L'ho rivista meglio. Grazie al Vacallo per i 7 mesi. Inizialmente non mi dispiaceva. Poi quando me l'hanno messa per bene, l'ho vista da tutte... A primo impatto non sembrava male, perché l'idea di qualcosa di nuovo, come agli altri, non mi è dispiaciuto. Poi ci ho pensato, quella nel mio salotto come ci sta? Perché se tu la prendi come oggetto di design, e lì va bene. Ok? Cioè, sta console
Cioè, è come un bel vaso, no? Poi ho pensato, che schifo da avere in salotto. Non si capisce quanto è larga. Ma sarà una roba così, non... Secondo me sarà poco più larga della Play 4 Pro. No, io, allora, io ho apprezzato tantissimo, sia da parte di Microsoft che da parte di Sony, la scelta della verticalità. Per me quello è il punto di forza di entrambe le console. Marca vacca. E allora? Dai, che non posso bagnare le cazzate qui. Per come, perché che schifo da avere il salotto? Ma voi avete un salotto che c'entra con quella roba lì? Cioè, se tu metti quella cosa lì in salotto con il tuo mobilio, ha senso? Perché io non ho... L'unico vaso che ho in salotto è grigio, come la... i mobili che ho in salotto sono quel grigio... grigio patinato. Meglio che mi sbrighi, che qua non dura tanto ancora la roba. Sono grigio patinato. In acqua. E tutti piatti. Non ho curve, non ho cazzate. Ok? Se tu mi metti quella cosa lì in una serie di luoghi, cioè di oggetti, tutti belli verticali, minimal, se tu mi metti quella cazzata che va su, su così, è una merda. Carissimo, a lei. Allora, versione nera, ci stavo pensando, sicuramente l'apprezzerei di più, però ci ho pensato ancora di più. La versione nera avrebbe i LED. La cosa figa di quella console lì, vediamo se riesco da qua, bastardo, no. La cosa figa di quella console è che c'ha i LED che sparano contro le due alette bianche, no? Se tu mi vai a mettere una versione nera, i LED non sparano adesso. Porca miseria, no, ho fatto la cazzata. E dai, compramelo da qua e buggati un pochino anche tu. E non rompere i coglioni. Guarda te, stai nei PC del cacchio, eh. Poteva dare una mano. Dove sta andando la mia nave de merda, poi? Quanto balla. Cioè, tra le due, poi io non sono fan degli oggetti di design. Mi spiego. Non c'è niente che in casa mia... Mi sono incastrato. Va bene. Non c'è niente che in casa mia, qui nel mio ufficio in generale, attiri l'occhio. Non so se mi spiego. Se tu entri in casa e noti un oggetto, a me fa cagare. A me piace vivere nella casa... Guardarmi i film, la TV, quant'altro, sono seduto lì senza nulla che acchiappi la coda dell'occhio o la mia attenzione. Sono scelte, che vi devo dire. A voi magari fa cagare l'idea contraria, volete solo oggetti incredibili. Ci sta? Sì, assolutamente. Io vi sto parlando della mia esperienza. Quindi sì, inizialmente il design era particolare... Poi, una volta che il mio cervello l'ha proiettato all'interno di un contesto casalingo, è diventata una merda. Spero di aver risposto alla domanda. Poi capita anche di cambiare idea, naturalmente, su qualunque cosa. C'è anche da dire che appena vedi una cosa, subito la vuoi e subito pensi... la voglio! Quindi magari anche per quello sono partito subito con super positivo per poi svegliarmi, no? Non è la prima volta che succede. Che parto super positivo per qualcosa e poi dico... ma senza i due spigolini, Esprit perdeva tutto il suo... il suo estro, no? Cazzo, le piante stanno morendo? Ma di già, figa, siamo già arrivati. Ero per i coglioni. (Clears throat)
Che bella domanda del cazzo. Bella, meglio PlayStation o Xbox? Sono uscite, sono usciti i giochi. No, sul prezzo non ha detto niente, purtroppo. Però, per delle console che escono tra 5-6 mesi, non dire il prezzo... particolare. A livello di design, credo di aver ampiamente risposto qual è meglio delle due. Via. Ma la... l'Xbox, dal day one, proprio, che dico che per me è bellissimo. Oh... questa sarà una merda. Dov'è Sanctuary? Ok, torniamo qui e ci facciamo dare le cazzate. Allora, io ribadisco, ma informatevi un attimino però prima di sparare in chat anche voi. I 700 euro che hanno preso da Amazon sono stati smentiti. Ok? Se non ero, era Amazon UK che gli hanno trovato sta cifra fantomatica, ma l'hanno subito smentita. Non è vera. O quantomeno non è una roba che... per me... completamente fuori scala e fuori di testa. No, non so come la gente possa immaginare che una console nel 2020 possa costare così tanto. Se ne parlava prima anche in chat. se ne parlava prima anche in chat. Secondo alcuni costerà tantissimo perché la Play 3, quando è uscita, costava appunto sui 600-700 euro la... quasi 800 euro la versione retrocompatibile con Play 2, se non sbaglio. Allora, quelle cifre lì non le vedremo mai più. Non è possibile che ti mettano davanti ad una spesa così grossa. E non per via del coronavirus. Il coronavirus lo metto completamente da parte. Ok? Non possono far pagare una console così tanto... perché non venderebbe. Venderebbe agli appassionati, super nerdosi. Però cosa vuol dire? Vendere a molta manutenza, perché i casualoni li perdi. Quindi significa anche non vendere FIFA, NBA, tutte quelle cazzate lì. Non le vendi perché non stai vendendo la console ai casualoni. I giochi che vendi non venderanno abbastanza rispetto alle aspettative, perché non avrai venduto abbastanza la console, perché non sono cifre che la gente è disposta a spendere. Ma la gente in generale, intendo, non per via del coronavirus. Il coronavirus è tutta un'altra questione. Il periodo non è dei migliori. Infatti Phil Spencer, come dicevo ieri sera, ha fatto una bellissima dichiarazione. Ha detto quello che già si sapeva, un po' una parata di culo perché già si sapeva: Xbox Series X non avrà niente di esclusivo al day one, quindi potete continuare a giocare con l'Xbox One. Non abbiate fretta nel comprare Series X, l'ha detto. Onesto, bravo. E in più ha detto che Series X avrà un sistema... loro venderanno Series X con un sistema di rate. Ti faranno una rateizzazione sulla console. Che è una affermazione molto molto bella, devo dire, da parte di Microsoft, di Phil Spencer... Che ho apprezzato molto. Poi, per carità, grazie al cazzo, perché tu non mi stai buttando fuori esclusive solo per Series X. Però devo dire che l'ho apprezzata molto. Ha detto il periodo non è dei migliori, ed è per questo che non siete obbligati a cambiarla. Ma se volete cambiarla per forza, vi daremo la possibilità di fare un pagamento rateale. Ci sta. Onesto. Per me è stato onesto. No, beh, allora, Teo, tutte le console sono vendute in perdita. È così dall'alba dei tempi. Non è che per PlayStation 5 allora povera Sony vende in perdita. No, le console dall'alba dei tempi sono sempre state vendute in perdita. Perché?
perché si rifanno col software. Ieri sera, Lucos. Ma state donando per i moderatori? Dai! Sì, penso che faranno anche una roba del genere, Luke. Sarebbe figo. Non ci ho preso, che figura. Dai, che non c'è tempo da buttare qua, queste cazzate. È vero, Gabriel. Sono contento, eh. Quindi, dando per scontato che tutte le console sono vendute in perdita, se buttano fuori cifre alte, figurati quanto dovrebbe costare con quell'hardware lì, porca troia. 1 miliardo. Da chi devo andare? Ah, probabilmente mi deve dare le casse. Quante casse sono? Santo cielo, 5. Dov'è la stronza, mo? Oh, stai a vedere che mi devo fare tutta l'isola adesso. Ma sì, Amazon fa sempre così. Mette il prezzo placeholder e poi quando scende ti fa lo scontone. Sì. Purtroppo, e questo li ha dovuti portare a togliere, li ha costretti a togliere. A parte il fatto che l'idea per me è veramente del cazzo, ma ok. Perché la gente giustamente ha preso per vero quello. Ah, 700 euro. Infatti, ma ragiona, sapete quanti sono 700 euro? Sono un mese d'affitto. Vi pare? Che anche 500 lo sono, per carità. Però 700. Secondo voi qualcuno compra quella roba lì? Cioè, chi è che per una console... perché, allora, non è che stiamo parlando di una roba che ti serve per sopravvivere. Stiamo parlando di una console per videogiocare. E attualmente la PlayStation 4 non è morta. Cioè, ci sono ancora un sacco di giochi che uno può giocarsi e recuperare con tutte le varie offerte, le cose. Cioè, la Play 4 non è morta. Chi cazzo ti compra il Day One a 700 euro la versione nuova? Ma mai. Discorso telefoni è una cosa completamente diversa. La questione del telefono. Allora, stiamo parlando intanto di un oggetto che è un PC. Ok? Con il cellulare non è che ci fai le telefonate. Ma perché? Ma veramente vi devo spiegare la differenza tra un telefono cellulare e una console? Ma cazzo, ragazzi, buongiorno. Sul serio? Allora, avere l'ultimo modello, Gabriel, è un lusso alla stessa maniera. E siamo d'accordo. Avere l'ultimo modello di iPhone, avere l'ultimo modello di Mercedes è un lusso. Avere un telefono, perché serve a tutti. Avere una macchina, perché può servire a tutti. Invece vai a necessità. E allora vai a risparmiare su qualcosa. La console è completamente inutile. No, per me non sono comparabili, Gabriel. Perché il telefono è essenziale per la vita di tutti i giorni. Vuoi spendere più di meno, quella è un'altra questione. La console no. Se tu gli proponi 700 euro di console, lui deve scegliere tra comprare il cellulare nuovo e la console, te lo tira nel culo la console. Non compreranno mai una console a quella cifra lì. Mai. Perché sì, le console sono un bene di lusso, ma anche se le fanno pagare 50 euro... Anche se ti fanno pagare, sai, il NES Mini. Quanto costava il NES Mini? 60-70 euro. Quello è un lusso. Te lo compra giusto chi vuole buttare i soldi in quella cazzata lì. Ma non è una roba che ti serve. Vabbè, il telefono lo rivendi, rivendi anche la console. Questa, no, non possiamo comparare le due cose. Perché per il telefono hai anche una... un'ampia scelta di prezzi, di cifre per una cosa essenziale. Per quanto riguarda la console, non è essenziale.
e non possono sparare una cifra così tanto alta o fuori mercato, perché sarebbe completamente fuori di testa. Ma non ha senso. No, Gabriel. Ma neanche il day one. Sono d'accordo che i prezzi del day one poi dopo vengono abbassati, ma 700 euro per me è completamente senza senso, fuori scala. Ti bruci il pubblico anche per dopo. Guarda Microsoft. Grazie Beastall. Da parte dei mod. Ma minchia, è il mod dei menu. In un gran giorno di riposo torno al mattino ai nostri mod preferiti. Grazie mille Beastall. E grazie anche a Legion per gli 11 mesi. Rinnovate la sub per me e donate per i moderatori. Che stavo dicendo? Sì. Guarda Microsoft. Durante i primi 6 mesi, perché mi sa che erano 6 mesi, neanche un anno, era venduto obbligatoriamente col Kinect. Qual era la differenza rispetto a tra Play 4 e One? 100 euro. Grazie a Trevi da parte dei mod. Un grazie e un applauso al fantastico lavoro dei moderatori. Vi si ama. Grazie mille. No, ho sbagliato. La One costava 100 euro in più. Ah no, posto fatto. 100 euro in più. Quella nomea non se l'è mai più tolta. Ma l'hardware inferiore lascia per l'hardware, non conta un cazzo. Non... Guai a voi se iniziamo a parlare di hardware, vi sparo. Costava 100 euro in più perché aveva il Kinect. Oh, quei 100 euro, quanto cara l'hanno pagata. Poi, hanno avuto problemi con i terze parti per via dello sviluppo? Sì, assolutamente. Ma quei 100 euro lì sono stati la causa maggiore di morte di One rispetto a Play 4. Grazie a Santox per la sub. E sono 100 euro tra una e l'altra. E tra l'altro quei 100 euro non erano anche giustificati perché ti davano il Kinect. Che a posteriori è morto e completamente inutile, ma nell'immaginario di Microsoft doveva essere una killer app, come il visore è stato poi per Sony. Ok? Stesso discorso PlayStation 3 e Xbox 360. Assolutamente sì. Sono cifre che puoi abbassare in un secondo momento, ma ancora oggi, anche prima, Gabriel, in chat dicevano: ma ti ricordi la Play 3 che costava 600 euro? Che poi, ricordiamo, anche lì, è vero fino ad un certo punto, perché c'era una versione che costava tanto, le altre costavano tanto lo stesso, ma molto meno rispetto a questa versione che era quella retrocompatibile, che adesso non mi ricordo se era la 60 giga, che aveva anche la retrocompatibilità con la PlayStation 2, e allora l'avevano fatta costare di più. Però la nomea di PlayStation 3 è super costosissima, non se l'è mai più tolta. E quella cosa lì, al casualone, all'ignorante, ti fa perdere clientela. Perché poi non vanno neanche al negozio a controllare. C'è gente che, nonostante la smentita di qualche... di ieri, pensa ancora che costerà 700 euro. Figurati se la fanno uscire a 700 euro e la ribassano tra un anno. Ma che cazzo è che fa sto casino? Scusa. Porca miseria, sembrava che mi stessi portando via al porto. Truccio, grazie in modo ficcantissimo. Grazie a lei, Truccio. Cioè, no, non possono farla costare così tanto. Io adesso vado a cazzo perché non so in che isole posso trovare il serpente a macchie blu, il barile di polvere da sparo? Boh. Perdono un anno di vendite, ma non è solo quello. È un po' come me che faccio le live tutti i giorni. Se io salto un giorno di live, la gente non si suba e pensa che sono morto, e magari non torna neanche il giorno dopo. Funziona più o meno alla stessa maniera. Se salto 3 giorni, la gente pensa completamente questo è morto, non torno più, e perdo pubblico. È proprio una cosa esponenziale. È la stessa roba. Non si sa quando è il day one.
novembre, dicono. Anche se secondo Sky uscirà nel 2021. È incredibile. C'è Spider-Man che esce Holiday 2020, però la console secondo Sky esce nel 2021. Sono cose strane. No, una missione, che palle. Vabbè. Ha fatto molto ridere. È il Kraken? Ah no, è lo squelo. Sapranno loro, sapranno loro. E grazie anche per la sub, Truccio. Cos'è? Un cazzo, bello. No? Dai, dammi anche questo bel cazzo. Il vasetto. Ah no, di qua. Allora, per quanto riguarda invece il discorso di full digital e senza lettore Blu-ray, tra le due, secondo me, devono esserci almeno 100 euro di differenza. Lì per un banale calcolo, diciamo sensato. Perché se tu mi fai la differenza tra le due console inferiore di 100 euro, ma in generale, se me lo fai di 50 euro per dire... Allora, non so voi, ma mi è capitato credo 3 volte di infilare un Blu-ray dentro una console. Da quando mi sono trasferito, quindi prima mai. E l'ho fatto giusto perché avevo House of Cards, non era recuperabile da un servizio di streaming, e l'ho comprato in Blu-ray su Amazon. Quindi credo sia un gran chi se ne incula. Però se mi fai la differenza che sono 50 euro, ma chi cazzo te la compra? È una feature in più, magari non la uso mai, ma è stupido non spendere quei 50 euro in più, perché metti mai che ti serve, che c'è appunto quel film che non puoi recuperare in un servizio di streaming, che ti capita il Blu-ray, il DVD, perché hai una roba vecchia. Oh, ti può capitare, eh. Vai da GameStop e trovi un gioco al cestone a 1 euro col disco. Per 50 euro difficilmente vai a prendere la versione castrata, no? Un po' come il discorso della Switch Lite. Adesso non mi ricordo se è ancora così, ma quando costava 70 euro la differenza, per me non aveva senso prendere la Switch Lite rispetto alla Switch classica. No, vabbè, allora, la One S o il Digital te la tirano nella schiena, però, eh. Tu non gli hai potuto prestare i giochi, per carità, però la One All Digital... C'è una differenza grossa di prezzo tra la One All Digital e la One S col disco. Cioè io la One S All Digital, durante gli sconti, l'ho vista a 120-150 euro, proprio nei minimi storici. Poi per carità, non è la prassi, siamo d'accordo, però cazzo, stiamo parlando di una roba che te la tiravano proprio così, in faccia. E lì se mi dici paghi 150 euro la All Digital, ma 250 euro, 300 euro la cosa, la classica col disco, dici ma sì, ma col gran cazzo che mi vado a prendere, cioè anche sti cazzi. Io parlo di cifre basse, che per carità 50 euro sono sempre 50 euro, però diciamo che questa generazione dura 6 anni. Tu veramente per 50 euro nel ciclo vitale di 6 anni di una console hai in mente di non metterci mai un Blu-ray dentro? Mai! Mi sembra un po' definitivo per 50 euro decidere che per 6 anni non infilerai mai un disco all'interno di quella cazzata. Per 100 euro è già di più. E allora, per quanto riguarda me,
anche 100 euro non ha senso, prendi la versione migliorata. Però 100 euro è già qualcosa di più. È già qualcosa di più. Ma infatti deve avere almeno 100 euro di differenza per avere un senso, come stavo dicendo. Poi, per quanto mi riguarda, anche con 100 euro di differenza, non è che stiamo parlando di... cioè, nel giro di 6 anni... so 6 anni. Non stai considerando la retrocompatibilità. Allora. Altro tasto che non so come premere. La PlayStation 4 è retrocompatibile? Chi come cosa? Perché ieri, per me, hanno perso una bellissima occasione per parlarne. La Play 5, scusate, ho detto Play 4. La Play 5, secondo voi, sarà... hanno detto, mi pare che sia stata proprio una dichiarazione, che PlayStation 5 sarà... hanno rifatto... bravo Paso, vedi che... hanno rifatto GTA 5. Però quella potrebbe essere anche una manovra di marketing per rivenderti... perché non è GTA 5, è la versione Enhanced di GTA 5. Ok? Allora, sono galline e serpenti. Qua non vedo una sega, però. Vediamo. È la versione Enhanced di GTA 5, quindi... che è... oh là, quanta bella robina. Ma no, io me lo ciulo. Figa, c'ha lo schioppo quello là. No, non tiro giù il cesto se non so se c'è quello che mi serve. Quindi, secondo me, PlayStation 5 sarà... è una supposizione personale del gatto. Sono io che parlo, non è un'indagine di mercato, nessuno sa niente, io non ne ho idea. È una mia personale idea. Secondo me, Play 5 sarà retrocompatibile quanto Xbox One... ovvero, hai il gioco, gli dimostri in un qualche modo, sia in digitale, perché i giochi magari li hai digitali, ricordiamoci, sia in digitale che col disco, gli dici guarda che c'ho il gioco, e lì ti riscarica una versione che riesce a girare su PlayStation 5. Ma quella non è retrocompatibilità come quella di Wii U. O la prima versione di Wii, che metti dentro il disco del GameCube, metti dentro il disco del Wii e funziona. Quella lì è la retrocompatibilità su giochi selezionati che loro hanno ricreato per te, per farti giocare in next gen. Ma non è che metti dentro il disco e giochi, metti dentro il disco, ti scarica la versione che gira su GTA 5. Sì, su GTA 5, su PlayStation 5. Grazie, tirami su per 23 mesi. Se fosse retrocompatibile, se non hai il lettore DVD, penso ti debba ricomprare i giochi. Sì, però è anche vero che in questa generazione magari hai comprato molto più digital. Non lo so, io non ho niente di fisico. A parte inizio gen di Play 4 e One, non ho più niente di fisico. Io sono un esempio anche un po' sbagliato rispetto al mercato. Ovviamente parlo per me stesso. Quindi sono associati all'account? No, allora, per quanto riguarda i giochi digitali, al 100% sì. Per quanto riguarda i giochi fisici, invece, devi mettere dentro il disco, perché ad esempio la One funziona così. Qua ci sono le galline, ok, galline a macchie rosse, nera e d'oro. Boh, mi sembra che ce ne sia. Quella era d'oro, sì, vai. One c'ha una lista di giochi della 360 che sono retrocompatibili. Non sono pochi, ma non sono neanche... cioè, non sono tutti. Quello è il problema. No, no... cioè... è quello il punto. Perché, ad esempio, questa era un'informazione molto importante da dare, perché nel momento in cui tu mi dici Play 5 leggerà tutti i giochi di Play 4, tutto, io la Play 4 la do dentro.
al 100%, la do dentro, non me ne faccio niente. Non mi interessa. Che paura. Però questa cosa qui non l'hanno... Ah, giusto, ho sbagliato tasto, ok. E dai, vaffanculo. Però chi cazzo te la compra? Cioè, scusami, se non dai questa informazione, che può essere un ottimo incentivo al cambio, un ottimo incentivo al cambio. Grazie all'Ornana, io ho fatto l'errore di comprare due giochi che uso di più su disco. Ah, porca vacca, così devi stare lì a switchare. Perché mi sono accorto che devo alzarmi e cambiarlo. Mai più. Bravo, vedi? Stesso problema mio. Allora, uno d'oro, poi ne voleva nera e a macchie rosse. Mi sembrate vederle nere, ma va bene, adesso vediamo. Ma sempre, Gabriel, ma che due coglioni. Ma per me... la console peggiore per il cambio giochi è la Switch. Pensare che mi devo portare via tutti i giochi fisici per la Switch mi fa venire la lebbra. Ecco la nera. Gallina nera. Dai. E devo ammettere, ieri hanno perso una bella occasione per buttare lì... Quella per me sarebbe stata una bella killer app. Perché? Sempre facendo un parallelismo con Microsoft. Microsoft ti dice, non c'è bisogno che cambi. Tu puoi tranquillamente continuare a giocare con One per un altro anno, un anno e mezzo, perché non usciranno giochi in esclusiva Series X. Continua pure a giocare con la tua bella Xbox One, noi siamo contenti, i giochi te li facciamo uscire. Vuoi giocare più bello? Allora ti compri la Super Series X con i grandi cazzi. Ci sta, ok. Quindi, che tu ne abbia... E tutti i giochi poi te li portano. L'hanno detto anche quello, che puoi portare i giochi da uno all'altro, quindi fai il salto. Per quanto riguarda Play 4 e Play 5, se tu non mi sei chiaro sulla retrocompatibilità... E io ho ancora una Play 4 che sto ancora utilizzando. Sicuro aspetterò un pochino prima di fare il cambio. Eccola. Però mancano ancora 6 mesi. Diamo tempo al tempo. Non credo che Sony abbia ancora buttato fuori tutte le sue carte. Secondo me il trailerino di God of War da qualche parte ce lo infilano. Non l'hanno voluto fare ieri perché c'era parecchia carne al fuoco. Già per me Spider-Man al day one era una cosa totalmente inaspettata e molto apprezzata. Buongiorno. Meglio PC, va bene. Sono d'accordo. E le vendono a 2 euro gratis. Tu compri un pacchetto di Wacos e dentro c'è la Play 5. Stanno dicendo in chat che sul sito di PlayStation hanno messo il prezzo. Vediamo. Perché non annunciarlo ieri sera ma farlo oggi? Mi sembra un po' una minchiata. Sembra veramente una cosa stupida se fosse così. Vado a vedere. Fine 2020, quindi non c'è la data. Fammi sapere di più. Metto la mia data. Ma al 100% non è vero. Però, giusto per dar retta a ste minchiate. Il 26 giugno, caro. Non c'è scritto niente, no. Oh, chicche di 24 ore, chi l'ha scritto? Andiamo avanti. Volevo raccogliere anche il maiale giusto per andare avanti con la quest. No, The Last of Us 2 esce venerdì prossimo. Oggi esce l'embargo per le recensioni. Ma non c'erano dei porci prima che correvano? Mi è sembrato.
No, io sono una persona buona. C'è chi vuole scrivere la cazzatina, però credo che meriti di avere una seconda occasione. Quindi domani torna e scrive sicuramente qualcosa di più interessante e sensato che qualche trollatina in chat. C'erano i porci, eh? Si saranno messi comodi perché è buio, è notte. Volevo acchiapparne uno, che così andiamo avanti un po' con la missione. Mamma mia, come tetro qua il fumo, che bello. Ma è sempre stato così, con questa fumera? Cosa ne penso di Horizon? Allora, come ho sempre detto, Horizon 1 mi ha fatto due coglioni pieni. Mi sono annoiato parecchio con il primo Horizon. Era un more of the same di mille altri giochi e non avevo sinceramente voglia. Se mi correggono il tiro, io sicuramente una chance gliela do a questo Horizon 2. Però mi devono aggiustare il tiro. PC al day one, sì sì assolutamente, il PC 2 al day one. Yeah, spariti Maya, ma porca vacca, ma scusami. Vabbè, vado che mi muoiono i polli. Vabbè, me la porto via però la gabbia. Vabbè, ma non è che l'ambientazione non fosse interessante nell'altro Horizon, eh? C'aveva il suo perché. Eccolo! C'aveva il suo perché, comunque. Non so cosa dirvi, ragazzi. Non mi ha minimamente interessato. Mi sono proprio rotto il cazzo. Poi ho avuto un bug che mi ha fatto buttare via metà gioco. E quella cosa lì per me è stata la morte. Sono dovuto rifare un sacco di avanti e indietro perché per via di un bug della missione principale. Boh, vabbè. Ah, non posso, solo il porco si nutre. Perché? Ah, magari i polli mangiano qualcos'altro. Non lo so. Secondo te cambierà anche la capienza della dischetta tra le due versioni di Play 5? Allora, intanto vorrei saperne di più per quanto riguarda l'hard disk di PlayStation 5. A giudicare dalla forma della console. Porca troia, che è successo? Ma per la pioggia? Minchia. A giudicare dalla forma della console, non mi sembra una roba comoda da aprire come PlayStation 4. Uno. Due, l'hard disk, anzi l'SSD di PlayStation 5 è una cosa innovativa, super incredibile, superiore anche agli standard odierni del PC. Cioè, loro con questo hard disk ci stanno puntando veramente, veramente tanto, eh. Sarà probabilmente la rivoluzione più grande della PlayStation 5 rispetto alla Play 4 e alle altre console. Si sta parlando proprio di una roba incredibile, quindi... Uno, non so se sia una roba semplice da sostituire, anche perché se non ricordo male è attaccata alla scheda video. Non vorrei dire cazzate, ma mi pareva fosse attaccata proprio alla scheda video, quindi non so se sia una roba facilmente sostituibile. Uno. Due, se è sostituibile, quanto cazzo te lo fanno pagare una roba del genere? Sì, però per gli hard disk esterni c'è un problema. Allora, già Microsoft ha detto che tu puoi attaccarci un hard disk esterno, ma deve essere di una certa qualità e una certa velocità. Te lo dicono loro, ti danno una lista di hard disk, probabilmente avranno fatto sicuramente degli accordi con le case che producono SSD, e da Microsoft tu devi per forza prendere quelli se vuoi avere una roba che funziona. Però si sta parlando comunque di SSD che poi banalmente, cioè va bene quasi tutti, diciamo, sulla fascia di cui stiamo parlando.
Per quanto riguarda PlayStation 5, si parla proprio di qualcosa di innovativo, di nuovo, che ce l'hanno solo loro, da come dicono. Però, scusami, se tu mi dici, ce l'ho solo io sto SSD perché c'ho il cazzo lunghissimo, però mi puoi attaccare un qualunque SSD e funziona uguale. Ma come? Come, scusami? Come mai? Mi sento truffato. Grazie a Silver Shadow. Si passa per innovare, si può avere una buona fortuna per la maturità. Tantissimi auguri. E grazie. E grazie anche a Dr. Clendis, che mi ero perso un caffè in modo, vorrei dare di più, ma i manuali di patologia mi hanno ciucciato le vene. E questo posso. Ma grazie mille, Clendis, veramente grazie. Io mi ero perso anche Shelby. Ma quante... Insomma, mi sto perdendo. Scusatemi. 11 mesi con il mio gioco preferito all'ultimo dell'anno, conosciuto proprio su YouTube grazie a lei. Grazie mille. E Sasha? Buongiorno gatto, sempre piacere seguirla. Ma io mi ero perso tutta sta gente, ragazzi. Grazie mille, scusate. Mi ero infervorato quel discorso. Ma sono mutate le sub? No. Aspetta, non vorrei che... Per quello? No, si sentono. Come pi... No, ah, porca miseria, perché non ho sistemato quello del mod day. E gli alert del mod... Cosa cazzo? Cosa sto sentendo? Ma è il maiale che sta morendo di fame, questo? Ma di già? Madonna. Scusa, vecchio, tieni. Che paura. Mamma mia, straziante! Poi, boh, secondo me non sarà una scelta facile. Credo che, per ovvi motivi, il Day One sarà vinto a mani bassissime da PlayStation 5. Non solo per via del marchio, che il marchio PlayStation sicuramente è più importante del marchio Xbox. Questo è proprio un dato di fatto. Ah, il serpente, eccolo lì, lo vedo, guarda. Ah, mi mancava solo il serpente. Cacchio, siamo stati bravissimi stamattina. Qui c'è anche una roba da raccogliere. Datemi un secondo che gli suono una melodia. Perché banalmente il fatto che Xbox non ha... ma sei uno stronzo, che paura da dietro poi. Figlio di puttana. Ha fatto tutta la manfrina. Sei proprio uno stronzo, sei. Vaffanculo. Stavo dicendo. Ti affogo, eh. Banalmente, se già One... Ma allora! Non One... Ah no, mi serviva anche uno di quelli. È vero, mi serviva anche uno di quelli. Vediamo se riesco a fare il numero. Minchia, se sono un figo. Buonissima, buonissima. Se Series X al Day One non mi dà titoli esclusivi per forza di cose, se devo scegliere tra una e l'altra, andrò in zona PlayStation, ovvio. Poi, parlando di prezzi, non prezzi, quello è un altro discorso. La retrocompatibilità è un'altra cosa molto importante, perché... Vabbè, che comunque... Se non è retrocompatibile la Play 5, magari invoglia di meno l'utente medio. Però se devo scegliere tra le due, ovviamente. In generale, se uno non deve scegliere, non fa testo alla fine. Ah no? Ah, pensavo funzionasse così. Che storia. Crepi l'avarizia.
Il discorso non vale se hai un PC. Sni. Allora, intanto vediamo cosa ci presenta Microsoft. Attualmente non ha il minimo senso, sono d'accordo. Aspetta un attimo che devo vedere dove andare. L'avamposto Sanctuary. Nord è sparato. Tanto vediamo Microsoft se mi butta fuori qualcosa di esclusivo. Non penso. Però è ovvio che se tu hai un PC non sei più nel target di Microsoft. Anzi, non... Ah, che due coglioni. Ok, andiamo a nord. Grazie a Death and Brother. La mattina mi ero incitrullito e non mi ero accorto che il mod è oggi. Buon biscottino a voi. No, è stata colpa mia purtroppo, l'ho pubblicizzato male. Errore mio, donate. No, non ho tirato fuori l'uccello oggi effettivamente. Su Xbox ci sono giochi in esclusiva che non ci sono su PC? Attualmente no. Ancora sto maiale, ma che due maroni, eh. Arrivo. Poverino. Quanto magna voi. Ok. Beh. Sì. Porca miseria. Una volta live deve sempre succedere. È vero, fa? Robby, una piccola goccia in questo mare di ladri. Buon Monday, grazie. Sì, Microsoft ormai ha detto: se giochi su PC va bene, ti vogliamo comunque dare tutto, perché vogliono andare più sul software. Per quanto riguarda l'hardware, hanno un altro pensiero. Però è molto probabile, secondo me è anche la cosa più plausibile, che questa sarà l'ultima console fisica di Microsoft. Credo che dopo questa generazione punteranno sul cloud. Come già stanno facendo, ma ancora non hanno affinato. Giustamente il mondo non è ancora pronto a dare full cloud, però... No, che Stadia, Gabriel. Stadia è morta. Nel momento in cui esce xCloud, Stadia è andata completamente. Nel momento in cui hai un servizio cloud come Stadia, dove devi pagare il singolo gioco, e un servizio cloud come quello di xCloud di Microsoft, dove paghi un abbonamento, l'abbonamento vincerà per sempre a mani basse. Ma ridurre il gap tra console e PC lo possono anche fare, ma non sarà mai all'altezza. Ma non è possibile, perché come diceva giustamente prima Gabriel, tu un PC lo paghi fior di denari. Non puoi compararlo con una console che costa almeno la metà. Non ha senso, non ha il minimo senso. Boh. Chiudo la finestra che sento un po' di freschino. Chissà se servirà ancora... Oh, merda. Boh, non lo so. Speriamo bene. Cazzo. Allora, Demon's Souls uscirà su PC... Difficile a dirlo. Credo e spero di sì, per via del fatto che ti danno la possibilità di scegliere tra qualità e frame rate. Quella di solito è una scelta che ti danno
per un prodotto che poi uscirà anche da altre parti, però non ho la sfera di cristallo. Non glielo posso dire. Forse questo lo rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio. Un piccolo contributo per il mod day. Grazie mille, Samuele. Donate per i mod, donate. Ok. Ci ha lasciato andare. Quello con una cannonata ci ammazzava e abbiamo due barili di polvere. O uno, sì, due, porca vacca. Non lo sapeva. Ma è quello che si vocifera già da un po', sai Gabriel? Si vocifera il Game Pass su Play 4, forse è difficile all'inizio, perché c'è ancora un'altra console di mezzo, ma si vociferava già su Switch. Il problema qual è? Che Switch c'ha una portata e una qualità del Wi-Fi ridicola, che sembra un po' la Play 4. Quindi non... ancora... Allora, Mello dice: io penso che Spider-Man Miles Morales non sia un vero Spider-Man 2, ma più uno spin-off. Tu che ne pensi? Per il fatto che lo hanno fatto uscire così io non me l'aspettavo, Spider-Man è uscito con God of War, ricordiamoci. Secondo me ce l'avevano già in sviluppo. Cioè, per me era una roba... che due coglioni, sto serpente, Per me è una cosa che avevano già in sviluppo e sono riusciti a trasformarla in una roba next gen. Perché non è plausibile che un gioco di quello spessore lì mi esca così a cazzo. Allora, non credo... bisogna vedere cosa intendi per spin-off. Perché se intendi uno spin-off che dura la metà delle ore... con qualche cazzatina? No, non credo. Sarà un titolo completo, secondo me. Non sarà uno spin-off, cioè un DLC standalone, per intenderci. Per me sarà un vero e proprio titolo di Miles. Per quanto riguarda la trama, ci sarà sicuramente un collegamento, ma non sarà effettivamente Spider-Man 2. Quello lì, secondo me, se lo vogliono comunque pubblicare più avanti. E vediamo. Per me era un progetto parallelo a Spider-Man. Anche perché nel primo capitolo si vedeva Miles, era lì. Ho detto, ti ha strizzato l'occhio, no? Quindi ti aspettavi un ritorno di Miles già dal primo capitolo. Non mi aspettavo un titolo dedicato a lui, ma il fatto che abbiano fatto un titolo esclusivamente dedicato a lui mi dà da pensare che sia una roba... okay. Che sia una roba che avevano già calcolato da prima. Quindi un universo a parte. No, non... sai che... È boh. Ma veramente, ma non ho capito, ma la gente è così impazzita per GTA? Perdonatemi, ma di tutte le robe fighe che hanno presentato ieri, o che comunque la gente si aspetta, di tutti i titoli del mondo, com'è possibile che siate così tanto in hype per GTA 6? Solo per quello? Ma io non me ne capacito, ragazzi. Sono tre giorni che quando si parla di next gen la gente parla solo di GTA 6. Ma di tutto quello che c'è... Figa, già per me il fatto che GTA 5 lo facciano uscire anche su PlayStation 5 è una rottura di coglioni infinita. E basta. E che palle. E basta, mamma mia. Ma
GTA può piacere, come no, ci sta, sono gusti, non giudico quelli, ci mancherebbe altro. Però, cazzo, di tutti i titoli del mondo non ho mai visto tanta gente che pensasse solo a sto cazzo di GTA. Che palle. Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la mente. Grazie Mike. Come l'ha rinfrescata tanto? Così va meglio. Un saluto e un ringraziamento ai moderatori che fanno un lavorone per rendere la ciò che lo streaming più godibile di quanto già non sia. E scritto 24 culo. Grazie Mike. No, la storia della retrocompatibilità non si sa un cazzo, ne ho parlato qualche minuto fa. Quindi veramente, ragazzi, basta con sto GTA. Ma cazzo, di tutta la roba che Sony potrebbe buttare fuori. Al di là di Spider, cazzo, God of War era veramente godurioso come titolo. Poi che altri titoli è che c'hanno? C'è un Bloodborne 2? Eh? Che anche quello è molto poco di nicchia, però cazzo. No, GTA, GTA 6. Figa. Per cosa GTA 6? Giocare solo online? Perché lo so che la gente che aspetta GTA è solo per l'online, perché il single player dopo un po' si rompe le balle e vuole andare in giro a cazzeggiare. Io non so come faccia la gente a continuare a cazzeggiare ancora oggi su GTA. Quella cannonata? Ok. Vendo la bandiera. Si è perso veramente troppo il concetto di single player. Io piango per questa cosa qua. Dai, vabbè, andiamo a fare un tesoro. Non può che non ne facciamo uno. Bloodborne è il miglior Souls tra quelli che ho giocato. Non sono d'accordo. Per motivi tecnici mi ha abbastanza infastidito Bloodborne. Cioè, al di là del pad, che vabbè, è merda. Com'è che faccio avere la bandiera? Ah, da qua. Non ce l'ho, la devo comprare. Però anche, cioè, Bloodborne per me è inferiore come gameplay. Dark Souls 3 è quel bel connubio che per me è impareggiabile. È super divertente Dark Souls 3. Poi trama, quella è un'altra questione. Se ne può discutere. Potresti anche aver ragione su Bloodborne. Però Dark Souls 3 per me a livello di gameplay è imbattibile. Io non vedo una sega. Gameplay e giocabilità di Dark Souls 3 sopra tutti gli altri. Stavano sparando mai col cannone? Sì, ma che cazzo vuoi? Sei morto. Sei contento? Santo cielo. L'isola del cibo, Gotti, Gabriel. Hello? 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 Vuole anche fare conversazione. Sta gente. Yeah. Sì, dopo che l'ha detto dai creatori di Octodad. Ah. Cioè, questo poi m'ha ucciso. Non ha neanche lootato la nave. Cazzo! Cazzo!
Me l'ho dimenticato, ragazzi. Cazzo. Ma dov'è che entra acqua ancora? Qua. Devo trovare un'altra bambola. Sento entrare ancora acqua, però. Che due maroni, dov'è? Sento male? Ma, vabbè. Quindi neanche mi ha ucciso. Ha fatto tutto e non mi ha nemmeno derubato. Questa gente... Ma... A posto. Allora, fammi vedere quanto siamo distanti. No, dai, me ne vado, che sennò dopo tornano quelli lì a rompermi i coglioni. Andiamo ad un altro avamposto. Mi sto per schiantare, lo so. Ci sono più pirati di una volta. Sì, veramente, mi ha ucciso, si è vendicato, ha fatto tutto, ma non mi ha derubato. Wow, va bene. In questo mare di ladri, però, stronzi. Sì, hanno tenuto un ottimo ritmo, si sono persi poco in chiacchiere ieri. No, ma a livello di conferenza siamo su livelli molto, molto, molto corretti. Aggiungo alti perché ci hanno mostrato roba mai vista, interessante. Roba che spero arriverà, credo e spero arriverà tutta su PC. Quindi va bene. Però sicuramente ci sarà anche qualcosina che esce su Play. Che faremo? Non mi sono tenuto conto di tutte le robe esclusive e non esclusive. Perdonatemi, non ci avevo testa. Sabrosito, sto aspettando l'uscita di GTA 6 prima. Ma dai, vabbè, era una cazzata. Little Devil Inside sembra molto carino. No, ma devo dire, a parte due cazzate, Gran Turismo è un altro, mi ha attirato tutto ieri. Mi ha attirato tutto. Microsoft deve recuperare. Allora, adesso io non mi ricordo cosa c'era di esclusivo ieri sera. Proprio di first party. Fammi vedere, c'è una lista? Ok. No, sì. Vediamo. Ma non c'è una lista. Ah, ok, forse l'ho trovato. No, God of War mi citano, non l'ho fatto vedere. Allora, Deathloop... Ah, non me l'aspettavo. Comunque, Deathloop e Ghostwire Tokyo saranno esclusive console temporali. Non me l'aspettavo, un bel tweet. Esclusive console, però, quindi... Noi PCisti siamo coperti. Perfetto, va bene così. Sono contento. Ok, giochi Play 5. Fammi vedere. Astro Playroom. Sti grandissimi cazzi. Sedere nel frattempo. Nel mio piccolo collaboro offrendo un caffè in mod. E vi chiedo se mi benedite la sessione o potentissimi mod. Grazie mille, tanti auguri. Grazie a Bellinzer, buongiorno Sir Gatto. Oggi le chiedo benedizione per l'imminente esame di maturità. Grazie mille per tenermi in compagnia in questi stressanti giorni di studio. Buono studio e tanti 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 auguri. Allora, leggiamo. Astro Playroom è un gran chi se ne incula, perché carino, l'ho giocato quello su Play 4, però è dimenticabilissimo. Demon Souls, ok. Destruction All Star, cazzo, quello mi intriga tantissimo. Quello mi intriga un sacco. Non so cosa dirvi, mi sembra... A parte il fatto che sembra un titolo da Microsoft, quello lì. Un titolo da Microsoft... anche un po' Ubisoft.
ha proprio quello stile lì, vero? Che sembra bellissimo. Gatto è un prete? Non mi risulta. Gran Turismo 7, me lo infilo volentieri nel culo. Horizon 2, interessante, di rilievo. Spider-Man, assolutamente come prima. Ratchet & Clank, non è una saga che personalmente mi ha mai attizzato, ma è un platform action che mi ingolosisce sempre. Returnal, non me lo ricordo. Era quello tutto al buio? Ah, Furia di Benedire, ok. Sempre stato, allora. Sempre stato. Returnal era quello della signorina che viveva al loop? Quello con la donna che fia sul pianeta, ok, perfetto. Cazzo, quello esclusivo molto interessante. E Sackboy. Ok. Allora, ci sono sicuramente delle robe super interessanti, però figa. Vediamo, che mi interessa sono una, due, tre, quattro, beh, comunque, cinque, sei, sei. Mettiamo anche Sackboy 7. Tanta bella robina. Qui la vedo male. Ma sai che ti dico? Ma io mi schianto. Ma sti cazzi, scusa. No, dai, voglio salvarla. Porca troia. Che curva. No. Incredibile. Beh. Oh. Che paura. Ma vaffanculo, ma siamo scemi? E dai! Pure! Santo cielo, che tempo de merda! Grazie ad Apocalisse per i 6 mesi! Per aver visto uno spruzzo, non ho visto male. Meglio. No, no, Little Devil Inside non è esclusiva. Astro Playroom, Demon Souls, Construction Rockstar, Gran Turismo, Forza. Che Forza? Ho letto Horizon, ho letto Forza, scusate. Horizon, Spider-Man, Ratchet & Clank, Returnal e Sackboy. Questi sono le esclusive esclusive. Gli altri non lo sono. Quindi devo dire... Allora, un'ottima lista di esclusive. Fortunatamente non lo erano tutte, quelle di ieri, quindi... Come al solito vorrei mitigare la gente che dice ma meglio di Microsoft che ha fatto quella merda lì. Uno, perché non sono due conferenze che possono essere comparate. Due, perché non erano tutte esclusive. Però esattamente come il discorso prezzo, purtroppo si parla con delle capre. Oddworld non è esclusivo. Cazzo. Un refuso? Cazzo, sai che... Che succede? Orca troia. Ecco che succede. Vabbè, si spegne che piove. Scusa, sono un attimino nella merda. Gabriel, potresti controllare cortesemente? Che effettivamente... Mi fa strano. Non possono essere comparate le due conferenze perché... Una è stata praticamente una conferenza da E3 con... con presentazioni di giochi terze parti ed esclusive. L'altra invece erano solamente terze parti e anche del merda. Senza gameplay. Per carità, puoi dire che quella di Microsoft era una merda, però Microsoft non ha scoccato tutte le frecce al suo arco. Non puoi compararla a quella Sony, perché Sony, figa, ha buttato giù anche degli assi belli importanti per quanto mi riguarda. Per questo non sono comparabili. Poi per quanto riguarda la qualità, sì, mi puoi dire che Microsoft ha fatto un lavoro di merda, mentre Sony invece si è impegnata e ha fatto qualcosa di bello. Assolutamente d'accordo. A livello anche di aver usato un minimo la testa, santo cielo.
No, non è vero che non puoi comparare perché uno ha fatto bene e uno male, perché sono due cose diverse. Puoi dire che uno ha fatto bene e uno ha fatto male, assolutamente sì. Infatti Sony ha fatto un ottimo lavoro e Microsoft non lo ha fatto. Però tu non puoi dire che ha fatto meglio Sony, perché grazie al cazzo ha fatto vedere le esclusive. Ah, è esclusiva Oddworld. E allora che cazzo di lista era? Chi l'ha scritto sto articolo? Signor Leoni, non c'è in lista. Sabato altra conferenza a partire dalle 8. A partire dalle 8 si andrà avanti un bel po', ci sarà anche il buon Gabriel e diremo quanto è stolto a Gabriel, ovviamente. Però Marco poco si è visto di Spider-Man. A parte il fatto che era ovvio e palese che ci sarebbe stato un seguito, no. La cosa che mi ha ingolosito è stato il day one. Però figa, non ho mai fatto vedere niente. Electronic Arts, ragazzi, non so se la seguirò. Ah, scusa Marco, ma mi avete risposto a me sul gruppo? Ah, ha risposto solo Liesa. Ma mi rispondete, pezzo di merda che non sei altro? Io ti faccio le domande e le proposte e non mi rispondi. Sei un maleducato, Marco. Sei un maleducato. No, no, devi morire. Un po' troppo, forse. A morte, Mark. Allora, beh, non credevo ci sarebbero stati problemi, però il 22, ve lo dico già adesso. Allora, ci sarà la conferenza sabato sera. Per quanto riguarda Electronic Arts, che è venerdì prossimo, credo di saltarla, anche perché poi ci sarà The Last of Us 2 e venerdì mattina, quindi non credo di fare tardi con Electronic Arts. Lì potrete seguire Moro, credo. Ah no, no, aspetta. È venerdì notte tra sabato e domenica. Ah no, Oddworld non è esclusiva PlayStation 5. Ah, nel senso che sarà PlayStation 5, PlayStation 4 e Epic Store. Vabbè, esclusiva console comunque. Dai, va bene, è comunque un'esclusiva importante per quanto riguarda il mondo console. Ok, finalmente è andato via un po' di rumore, non riuscivo a parlare. Per quanto riguarda il 22, segnatevelo, perché il 22 ci sarà un'altra live lunga, ci sarà la conferenza Apple, credo che ci sarà un Moro ospite, adesso non lo so perché ci sarà un po' un casino. Io mi aspettavo fosse nel pomeriggio, me l'hanno fatto un po', scusate, un po' più tardi. Quindi, lunedì 22, dalle 7... alle 9 seguiremo la Apple e i Thermos faranno la live delle 9. Ci sarà questo cambio. E altra cosa importante, ho letto Ubisoft in chat, ovviamente la seguiremo. Uno, perché il mio orario è alle 21. Due, perché stiamo seguendo tutto, a parte EA che all'una di notte si incula, porca vacca. A meno che... No, beh, allora, se la mia signora non lavora il giorno dopo, quasi quasi possiamo fare la levataccia. Adesso vediamo. Per quanto riguarda Ubisoft, io non vi dico niente. Legalmente non posso dire nulla. Allora, Sunken in Groove. Seguiremo assieme la conferenza Ubisoft. Dove
cazzo è Sunken Groove? Allora scrivilo. Cazzo è? Figa, ma un GPS in questo mondo di ladri. Immagino che gioco di merda sarebbe col GPS. P7, ok, grazie. Thanks. Poi, che ci interessa? Ah, e basta? Ah, faccio una pipì veloce. Dicevo che la sedia non sa niente di Ubisoft e che l'isola che cercavo era lì davanti. Scusate. Mi ero... mutato. Dicevo che la sedia non sa nulla. L'uccello neanche. E io non vi dirò nulla, anche perché c'ho sempre i cecchini, come sapete. Guardate che io sono controllato, eh. Sono controllatissimo. Lo so bene che tutti seguono le mie live. Quella volta lì che ho chiesto a Nintendo delle informazioni per il passaggio di isola di Animal Crossing tra una console e l'altra, non so se vi ricordate, la risposta è stata: non lo puoi fare, ok, ma sì, lo so che lo tu fai in live, ti seguo. Ubisoft uguale. Ragazzi, guardate che sono controllato a vista, non posso dire niente. Vado! Cortesemente Nintendo, mercoledì prossimo, il 17, non seguire la live la mattina. Mercoledì mattina esce il DLC di Pokémon. Caso non l'abbiate capita. Arriva l'albino Leffe? No, mi sa che sono le navi. Che poi... si sa l'orario d'uscita del DLC? Sarà mezzanotte? Ma io... sì, credo di sì. Sarà mezzanotte. Eccoli. Ah, che dolore. Dai, vai, ci voglio provare. Sminchiate le vele! Stronzate il cazzo spruzzo!
Liscio gatto, bravo. Ma com'è possibile? E allora però, tutte adesso? Vabbè, ma non... Ha tirato pure la cazzata, m'ha tirato. Bastardo, m'ha ucciso. Mi tirano giù. Sì, non è possibile tra nave e megalodonte. Mi hanno tirato giù. Ma se nessuno mi ruba la bandiera, la perdo? Actimel, sì. Traghetto per l'Elba dei dannati. Attenzione, sono ancora in battaglia. Sì, parliamone. Scherzando, non sembrano neanche così bucati, La miseria! Oh! Ma che, siete stupidi? Io non c'ho mira, però. Ah, ma è tornato su il coso? Ma torna su automaticamente, poi, il... l'ancora? Baciami l'ancora. Oh oh. Perché mi dice che sto avvicinando un'isola? Merda. Tutta a rimbombo. Beh, dai, ma che liscio del cazzissimo gatto, Fuoco. Liscio Jasker, 29 mesi, grazie mille. Buongiorno gatto, buon pirataggio. Grazie. Ho urlato, scusate. E grazie anche al fallimento del prete che fa 5 mesi. E vanno giù. Non ancora, mai proprio. Anzi, è il contrario al massimo. E andiamo giù. Ok, fammela girare, fammela girare. Lungo? Sì, ma di poco però, che palle. Cazzo, era giusta ma lunga. Figli di sultana. Guarda che si sono fermati. Infami manigoldi. Ma quella perché non è andata buona? Ma non lo so. Vabbè, fammi fare. Che fa? Dai. Super Beach, non ci ho preso. Questa va un po' più su. Troppo su, ma ci ho preso, va bene. Fine di colpi. Non ci ho preso? Ma come vi in albero, l'albero maestro. Porca troia. Ah, liscio! Gatto, però anche tu, Un minimo di serietà.
troppo corta. Questa mi prende in faccissima. Grazie. Figa, aimbot. Dana, mi mangio del cocco. Incazzatissimi sti bastardi. Devo riparare. Caputtana. Ma non mi avevano tirato giù la catena, scusa. Non ce l'ho i barili esplosivi, come l'attacco a kamikaze. Così a caso, giusto per... Ma non è esclusiva play, Sbavuz. Non è esclusiva play. Se ricevono... Era il merdalodonte, l'ho sentito. Se ricevono commenti negativi perché è un Kickstarter che va sulla play, sono degli stronzi, perché non sarà esclusiva play. Ah. E vado giù. Minchia, sono un groviera. Sono usciti i voti di The Last of Us? Non ho guardato. Volevo invitare Sirino stamattina, però sarà sicuramente super preso dai cazzi suoi. Oggi sicuramente sarà sotto assedio. Non perdetevi il cortocircuito, non ci sarò io, però sicuramente parleranno anche di The Last of Us 2. Sarà interessante. Credo, spero almeno. Me lo auguro, dai. Figa, sono morti tutti? Spero, pezzi di merda. Che è? Bravo. Sì, però se do fuoco a sta nave, mi inculano. E dai, che sono caduto! Volevo salire. Si fa. Sta affondando. Yeee! Dove va? Nave? Nave, dove vai? Non ti schiantare, nave! 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 Si è fermata? Sta girando. Brava nave, brava. Allora recupero e vado. Grazie a Pabots per i suoi 3 mesi. Come i neuroni del designer di PlayStation 5, minchia. È recuperabile secondo voi? Secondo me sì. Dammi questo. No, non ho avuto in anteprima della Stovas. Ribadisco, per The Last of Us 2 faremo una bella prova. Venerdì mattina lo proviamo per 5 ore, quindi anche più ore del solito. Se mi piace, perché io capisco che sia il titolo di punta, super interessante e tutto, però c'è la possibilità che mi faccia cagare. Se mi piace lo continuiamo la settimana dopo. Che devo fare? 9:14 venerdì, sì. Nave. Quella affonda. Se aspetto il tritone, perdo la gemma. La storia su Instagram la faccio a ridosso, c'è altra roba più importante prima.
Dicevo, The Last of Us. Ah, sono su Every Eye, vedo... Eccolo là. Every Eye, vado a leggere solo il voto, la recensione me la leggerò con più calma. Beh, niente. Quindi giro rigiro nel culo, l'ho presi. Perché non posso offrire l'anima? Ok. E dai, quanto ci vuole la scuola? Beh, giustamente una mega recensione gigante. Il 10! Leggo solo il trafiletto finale, perché sennò in live perdiamo 8 ore. Poi le recensioni leggetele per intero, non leggete solo il trafiletto. Io le leggerò dopo, intanto mi faccio un'idea generale. The Last of Us parte seconda, anche... Chi l'ha fatto? Fossa? Sarà scritto in alto, vabbè, lo leggerò dopo perché sono 8 km di roba. The Last of Us parte seconda. Anche la scelta del titolo lascia un indizio sottile sulla strada di Naughty Dog che decide di percorrere con la sua produzione migliore, ovvero quella di innescare un racconto intrecciato col primo capitolo. La salvo. La salvo. Mettendoci di fronte alla sua naturale e inevitabile, inevitabile prosecuzione. A parere del sottoscritto, poteva concludersi col primo capitolo, non c'era bisogno di un secondo capitolo. Questa è una postilla detta dal sottoscritto. Il finale dell'uno era tanto bello quanto giusto. Cioè, era bello perché veniva lasciato così, secondo me. Poi, gusti sono gusti, le idee sono idee. Come dire, insomma, che ci sono scelte in grado di macchiare per sempre una vita, momenti che determinano l'ineluttabilità del proprio destino. La scelta di Joel è il culmine di un viaggio lungo e straziante, qui diventa il seme nascosto da cui germoglia una nuova storia. Ok, interessante. Dove cazzo sono finito io? Dove dovevo andare soprattutto? A Sunken Groove. Si doveva fare un viaggio di un metro, eccolo qua, l'ho fatto ed è stato terribile. Perso l'oggetto. Una storia potente, piena di dolore, in grado di lasciare spiazzati e feriti. È racconto che si prende sui tempi dilatati e pazienti, un tassello dopo l'altro compone un intreccio indimenticabile, narra di personaggi veri e della loro furia, dei loro sbagli e del tarlo violento che li consuma. È insomma una parabola che parla di espiazione, riscatto, ma anche di dannazione eterna. Minchia, una roba incredibile. Invitando il giocatore a riflettere. The Last of Us parte 2 rimane dentro ben oltre i titoli di coda, spingendoti a mettere in discussione molte delle tue convinzioni. Non c'è altro videogioco che riesca così, con così tanta efficacia e senza mai imporre il proprio giudizio etico, a trasformare una storia in un momento di maturazione e di crescita. Resta poi vero che se... Scusate, nel frattempo c'è Cold che dona per i mod, grazie mille. Vada, vada. Si dona per i mod, la spina dorsale di questa produzione. Il team senza il quale Gatto sarebbe solo una coda spelacchiata. Va bene. Ok. Già, giusto. Che vi devo dire? C'ha ragione. È una meraviglia da giocare, un prodotto che assembla gameplay intenso e stratificato, diversificato quanto pochi altri, bene, perché se no More of the Same del primo mi accoltellavo, e capace di adattarsi ad una quantità impressionante di situazioni. È scritto così nella rece? Naughty Dog demolisce qualsiasi conquista pregressa in fatto di level design, costruendo un mondo credibile, coerente e concreto, e soprattutto inesauribile, scusate, ho letto malissimo, traboccante di scenari dimenticabili, di scorci inaspettati, di stili e prospettive. The Last of Us parte 2 è un monumento al gaming. Seria. Ok. Me la stanno già pompando troppo, vedi? È per questo che non leggo mai le recensioni. Sì, bella idea. Minchia, io adesso mi aspetto
lo so, l'angelo Gabriele. Mi dice che sono incinto. Traboccante, scene indimenticabili e scorci inaspettati. Di stile e prospettive, The Last of Us Parte 2 è un monumento al gaming e al contempo un miracolo produttivo a cui tocca la stessa sorte del suo predecessore, ovvero quella che chiude una generazione facendo raggiungere il suo apice. Ma è questo quello, ce l'aspettavamo tutti. Di immortalarlo in un ricordo prezioso e dolente, affilato come una lama. Che miseria. Sembra... Ah, sono sicuro che si è... questo era il fossa, questo era il fossa. Ci sono delle cose che delle volte non credo che Serino sarà da meno. Andiamo a vedere Serino invece cosa ci scrive. Ah, sì, mi ricordo. Serino mi va giù di uno 03 9.7. Attenzione. E scrive molto meno, tra l'altro. Ci ha messo 13 anni Naughty Dog per raggiungere la tanto agognata perfezione. Come... Ma figa, ma non gli hai dato 10, Seri? Scusa. Vabbè. Come abbiamo scritto nella recensione, non c'è aspetto di The Last of Us. Ovviamente questa la leggerò dopo, perché leggerla tutta in live mi sembra una gran minchiata. Leggetevela, andate sul sito e leggetevi le recensioni, non leggete i trafiletti come me. Mi sto facendo solo un'idea generale, ovviamente. Che non rappresenta lo stato dell'arte... Ah no, aspetta. Come scritto nella recensione, non c'è rispetto a The Last of Us 2 che non rappresenti lo stato dell'arte dell'intrattenimento digitale. Anche qui, quindi, siamo su livelli altissimi. La trama è la più è tra le più impattanti e coraggiose di sempre, i personaggi indimenticabili, la grafica spesso fotorealistica, sonoro letteralmente da premio Oscar, attenzione, e c'è anche un gameplay degno di essere menzionato, con un sistema di comandi che... Lascio intanto l'adorazione... Potete aspettare due minuti anche voi. Grazie Gabriels, vi si vuole bene. Grazie a Frandi a nome dei mod. Già che ci sono, ringrazio anche Luke Dragon per i suoi 8 mesi. E ora c'è un gameplay degno di essere menzionato, con un sistema di comandi che, poggiandosi alle pazzesche animazioni, riesce a trasmettere una meravigliosa sensazione di controllo assoluto. Attenzione, mi intriga questa cosa qua. Entrambi hanno parlato molto bene di questo gameplay. In definitiva, tutti gli obiettivi che Naughty Dog si era... immagino fosse tutti, un refuso. Tutti gli obiettivi che Naughty Dog si era prefissata dall'inizio dello sviluppo di The Last of Us Parte 2 possono dirsi raggiunti, se non superati. Un'esperienza seminale di cui si parlerà per molto, moltissimo tempo. Tra i pro, grafica estrema, una quantità enorme di ambientazioni, trama da capogiro, contro, poca varietà negli attacchi silenziosi. Che cazzo vuol dire? Vabbè, dovrò leggere il resto. Manca un attacco in salto, dice Serino, una mancanza. Va bene. Grazie ad Animal CrossFit per i suoi 2 mesi. Ciao Gattone, gli altri streamer vanno e vengono, ma lei resta sempre nel mio cuore. Oh, grazie. Devo dire che entrambi mi hanno intrigato molto, molto, molto. Che devo fare? Scusa, sono arrivato qua. Alla tomba sull'isola solitaria, a ovest, un tempo si persero dei segreti. Quindi non è ovest. Isola solitaria. Quindi sarà... questa o questa? Cioè questa è l'isola solitaria, no? Ma c'è una tomba? No, mi sa che non è questa. Va vista un po' più in prospettiva. Vado a vedere la mappa. Pompato un pelino, ma è sempre così purtroppo. Quando escono titoli del genere... c'è sempre... allora, in parte... una premiazione... da parte, giustamente, della stampa nel dire questo è un capolavoro, complimenti per avermi tirato fuori questa cosa dal cilindro. Devo andare qui. Esattamente come... com'è che si chiama? Zelda. Zelda è un titolo perfetto? No. È brutto? No. Ma non è perfetto. Attenzione. 10 è perfezione. 10 è il meglio. Non esiste qualcosa che possa superare quello. Zelda è un ottimo titolo, ma non è perfetto. Ok? Zelda ha preso dei 10. The Last of Us 2 uguale. Ovvio che è il canto del cigno della Play 4. Come The Last of Us 1 lo è stato per la Play 3. Ma cazzo è la tomba silenziosa? Non è qua? Ho letto male? Alla tomba sull'isola solitaria a ovest.
Ah, è richiesto che un canto completi. Ah, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Qui devo suonare, immagino. Boh. A che gioco daresti 10? Non è facile dare 10 ad un gioco, perché ci sarà sempre qualcosa che in un modo o nell'altro ti fa storcere il naso. Io non ti saprei dare un 10, personalmente. Trova l'albero dell'impiccato a ovest, vecchio lupo di mare, compi 6 passi. Dobbiamo trovare un albero con un morto. Poi, cioè, non sto dicendo che Fossa ha fatto male a dargli 10, ci mancherebbe. Io non l'ho giocato, non ne ho la minima idea. Non ho letto neanche la recensione. Sicuramente avrà spiegato nel dettaglio i motivi che l'hanno portato a dare quel 10. E sono sicuro che li potrò condividere. Però quando viene pompato così tanto un titolo, cazzo, secondo me è anche un po' controproducente. Perché, cazzo, lì si va proprio su livelli alti, 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 alti. E il giocatore si aspetta una roba incredibile. Poi bisogna vedere anche dal giocatore. Se uno è un po' più critico, appena legge 10 e poi non è quello che vuole lui, gli dà merda. Oppure ci sono quelli accecati dalla meraviglia che ti danno sempre man forte. Anche Doom ha preso dei 10. Esatto, vedi, per te è sopravvalutato Amlach. Per me Doom non è da 10. Non è, per me è il migliore nel suo genere. Per me Doom è il gioco perfetto degli FPS. Cioè il perfetto FPS degli ultimi anni per me è Doom. Che cade l'orologio. Ovest. Che cazzo è sto albero dell'impiccato? Questo? No. Ah, vado al centro dell'isola e poi vediamo. Però figa, Doom c'è la parte platforming, che io col cazzo che te lo do un 10. Ma veramente col grandissimo cazzo. Anche con quel difetto lì rimane il gioco migliore del suo genere. Può essere definito impiccato secondo voi questo qua? Non è impiccato però. Boh, proviamo a vedere. Però 10 non glielo darei. Sud-sud-est 6 passi. Sempre l'orologio, tiro fuori. Ma porca troia! Cazzo. A Doom Gabriel preferito Iron Fury. Vabbè, ma quello lì poi dopo sta al gusto di ognuno, eh. È ovvio che i recensori come noi sono degli esseri umani. Se uno si emoziona con un gioco, gli dà un voto più alto. Se vede che quella è la perfezione su quella console, gli dà un voto più alto. Non sto contestando i voti, ci mancherebbe. Era solo per dire che quando vedo robe così alte, io mi aspetto della roba incredibile. Con Zelda il sogno è durato qualche ora. Era un esempio. Era per questo che non mi sto fasciando la testa, perché sono sicuro che The Last of Us 2 non sia un titolo di merda, ma per me è possibile, come dicevo prima, che non sia una roba che mi interessa. Gab, e non ne ho idea. Al gioco del tipo che diventa quello che mangia darei 10, certo. Cos'era? Sud-sud-est? 6? No, non credo. Era sbagliato. No, era giusto. 6 passi a sud-sud-est. Mi sa che non è questo, eh. A meno che non l'ho preso male. Riproviamoci. No. Sud-sud-est. Eh no, è lì. Di nuovo?
Non è qua mai, non è questo. Ah. Ma io non sto dicendo, ma io non ho capito perché mi state giustificando perché il fossa gli ha dato 10. Vuol dire che non avete capito un cazzo. Io capisco perché lui gli abbia dato 10. Non ho detto che non gli ho dato, io ho detto che io non darei mai 10 a nessun gioco. Punto. Non sto contestando il voto, non ho giocato il gioco, non ho letto neanche del tutto la recensione. Non iniziate a dire ste minchiate, a difendere o a spiegare. Non ho bisogno di spiegazioni. No, perché poi dopo so come va a finire. Che gira e rigira e la gente pensa che io sto giudicando male il fossa perché gli ha dato 10. Assolutamente no. Mai. Proprio. No, no. Santa miseria. Non voglio leggere giustificazioni di alcun tipo. È chiaro ed è all'occhio di tutti il motivo per cui gli ha dato un voto così alto. Fine. Gli è piaciuto? Ha fatto male? No. Gli è piaciuto, cazzo. Ha fatto bene. Io non darei mai 10 perché non sono mai contento. Ma sono sbagliato io, sicuramente. Ci sarà sempre qualcosa. Cioè, è difficile fare il gioco perfetto. È veramente difficile, difficile. A parte il fatto che, per ovvi motivi, tu puoi dare 10 a un gioco, come a me può far schifo al cazzo, come si diceva prima in chat. È una cosa molto personale. Ad esempio, io all'epoca il 10 lo avrei dato a Bioshock. All'epoca, per me Bioshock era da 10. L'ho rigiocato, inizio settimana. E cazzo, no. L'ambientazione bellissima, i personaggi incredibili, però le Horde erano una gran rottura di coglioni. L'audio spesso veniva rovinato completamente dai rumori di fondo, quindi spesso ti perdevi anche le conversazioni. L'audio, seppur bellissimi tutti gli audio dei vari personaggi, se tu li ascoltavi rischiavi che si accavallassero con la trama e poi si fermava tutto. È ovvio che anche un titolo come uno dei miei preferiti, anzi, se non il mio preferito della scorsa generazione, ha un occhio un pelo più critico. E ci è. Però, che cazzo. Giustamente. È molto difficile dare voti alti. Cioè, voti alti. A parte che un voto. Poi dopo è la recensione che fa fede, naturalmente. Ho sbagliato, era quella là. A volte 10 può essere contestualizzato, considerando limitazioni di piattaforma, tempo impiegato, sì, ma al 100%. Ma infatti ci sono talmente tante sfaccettature dietro ad un voto che è inimmaginabile. Cioè, non puoi, devi. Neanche da una recensione, secondo me, riesci ad esprimere al meglio quanto quel voto sia corretto. Che poi il voto a cosa serve? Serve alla massa a farsi un'idea, perché non è una roba che ti fa vendere o meno il gioco, il voto. Può magari un indeciso lo porta dalla parte del sì, lo compro. Però è difficile, soprattutto adesso, nel 2020, quando c'è talmente tanta informazione, si vede talmente tanto gameplay, talmente tanti trailer, che tu l'idea del gioco te la fai lo stesso. Infatti il voto non ha valore da solo. Bisogna metterci dietro tanta narrazione, tante parole. Adesso hanno fatto video, articoli. Non mi metto in live a leggerli, ovviamente. Anche dare 0 a un gioco è impossibile, sì. Cioè, allora, forse 0 è possibile. Perché se tu mi metti
nelle mani un gioco che non funziona, con asset presi gratuiti da internet, che si bugga, che crasha, che non va, è figa lì, che cazzo vuoi, ti devo dare uno, ti devo dare per l'impegno, no, lì ci può stare lo zero. Poi se tu invece prendi un gioco che poi ti può far cagare, prendi Anthem, come scrivono in chat, prendi Anthem, ha avuto tutti i problemi che voleva, poverino, l'hanno fatto di merda, l'hanno sviluppato col culo, cosa gli dai? Zero? No, figa, un gameplay che è meraviglioso, Anthem, non puoi dargli zero. Tanti indie che hai portato sono da zero. No, non sono d'accordo, non mi pare di aver giocato roba da zero. Cioè, per me zero vuol dire che è gravissimo proprio, è una roba... Ma perché Unity al day one? Non è vero, non è che se ha dei bug allora è ingiocabile, è zero. Guarda che zero, zero vuol dire che è impossibile, è una roba... Cioè, zero è grave, esattamente come... successo? È il cambio server? Cazzo, non mi è mai successo. Mai. Ti è spostato in un server con giocatori. Ah. Sapete che è la prima volta che mi accade? No, se è ingiocabile vuol dire che hai preso degli asset e di quelli gratuiti, li hai messi assieme con Unity ed è una roba che si avvia e crasha o si avvia e fa cagare. Insomma, per me quello è da zero. Un gioco con dei difetti anche importanti, zero, no. Esattamente come 10. Io non... vabbè, mi conoscete ormai, sono molto molto critico su certe cose... Non sono una persona in grado di dare 10 ad un gioco. O almeno non mi sembra a memoria di ritrovare titoli che mi abbiano fatto pensare a... Ah, non c'è altro dopo di questo, è perfetto, possono chiudere tutto. Wow. Bosher, grazie per i 18 mesi di intrattenimento che mi hai garantito. Buona navigazione piratesca, grazie mille a lei. È complessa come cosa, cioè la perfezione assoluta è veramente una roba che non... Adesso noi iniziamo ad elencare giochi di merda giusto per chiedermi il voto, cortesemente. Sta facendo un discorso che ha anche un suo senso, perché per una... Ah no, non posso darglielo. Perché? Oh no, perché va dato da qualche parte nello specifico? Portami a Penelope. No... Ciao. Povera seta. È complesso. Anzi, vi rigiro la domanda. Secondo voi un gioco perfetto, anche a vostro gusto naturalmente, ma a cui dareste 10, che dici questo gioco è oggettivamente, cioè personalmente, ma anche un po' oggettivamente, naturalmente senza difetti. Cos'è? Cos'è? Ecco, vedi, sto già leggendo dei titoli che personalmente, non dico mi hanno fatto cagare, ma... Il più gettonato ad esempio è Minecraft, un titolo che ho giocato tantissimo e amato. Stiamo parlando comunque di un gioco che è stato in alfa per una vita, con animali che tuttora si incastrano da qualche parte, con dei problemi. Che cazzo è che aveva Minecraft? Che aveva dei problemi a livello tecnico, adesso non mi ricordo.
No, non con la redstone, che potenzialmente può essere una roba incredibile, però è quello che è. Sì, chiunque ha preso Minecraft, ma è quello il suo bello. Grazie a Guadigno per 26 mesi. Che schifo la presentazione di ieri sera, dice Geo. Non sono d'accordo. Con le mod puoi fare tutto. No, 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 no. Le mod non vengono considerate all'interno del voto di Minecraft, ovviamente. Anche oggi Minecraft lagga se tu pompi troppo, eh. Adesso navighiamo un po' a cazzo e chiacchieriamo. Che ha scritto Gabriel? Ce ne aveva uno? Symphony of the Night. Sì, ti deve piacere ovviamente il genere, posso capire perché. In base al panorama videoludico come è messo. Sì, è molto importante questa cosa, perché non puoi ovviamente giudicare un gioco di oggi come un gioco di 10 anni fa. Banalmente, anche di anno in anno si inizia a far fatica. Non è un fattore semplice quello dei voti. Asphaloth fa un tier 2 da 17 mesi, cioè voglio dire, ragazzi... Eh? Eh? Signor Gattone, siamo 17, sembra solo ieri che mi giocava Medieval, santo cielo. Ma aspetta, parli di quello della del PSP. Obra Dinn, anche quello meraviglioso. Però figa, 10. Anche, allora, per dire... Coso, come si chiama? Quello che gli ho dato il GOTY l'anno scorso. The Outer Wilds, meraviglioso. Il mio gioco preferito dell'anno scorso. Preferito in assoluto, proprio. Mi è piaciuto da morire. Non è da 10. Ha anche lui i suoi difetti. Che paghi di più, Gianni. E ti apprezzo di più. Outer Wilds l'abbiamo giocato assieme. Grandi emozioni, meraviglioso. Però anche quello c'ha i suoi difetti. Difetti di gioventù perché è un mezzo indie, chiaro. Però non è da 10. La perfezione è noiosa. Ah, guarda, io mi sbilancio anche verso il 9, 9,5 Frankenstein con Outer Wilds. Mi ha dato proprio tanto. Mi ha dato veramente tanto. No, è impossibile fare un gioco senza difetti. Sì, certo. Siamo d'accordo. Ma infatti, quando tu dai della perfezione ad un gioco è perché ti ha emozionato molto e fa parte... Cioè, ti è entrato dentro. Come un cazzo nel culo. Nel momento in cui ti entra... Ti dà una grossa emozione e dici. E in quel momento capisci che è quello che volevi. Però è molto personale come cosa. Troppo personale come cosa. Era andata così bene senza metafore, dice Gabriel. Però adesso ci siamo capiti di più. GTA 5 è da 10. Non ho mai finito la trama io di GTA 5. Pensate quanto è da 10. Mi sono rotto i coglioni.
Sea of Thieves in solo, sì, sempre fatto. Mollatissimo GTA 5. Appena parte la sottotrama di Franklin mi sono dato malato, non l'ho più toccato. Ma io credo che pochissima gente abbia finito la trama di GTA 5, perché tutti lo vogliono, vogliono GTA 6 per cazzeggiare. Tutti vogliono cazzeggiare su GTA. No, io il 4 l'ho finito, ma durava anche immensamente meno del 5. Capisco però perché l'hai finito. Quindi non siete dei gamer veri se non avete finito GTA 5, fatto tutto e apprezzato. Se avete giocato GTA 5 solo per cazzeggiare, giocare online, siete dei gamer de merda. Come me, perché mi fa cagare. Cioè, almeno lo ammetto, oddio, mi sono rotto il cazzo di GTA. Che io, pensate, con GTA 5 mi sono pure rotto i coglioni di cazzeggiare. I video di Natale lo dimostrano, figa. Con Karim andiamo sulla montagna più alta. Ok, ci meniamo. Ok, la gara. Ok. Mamma mia, che palle. Che palle. Tempi di caricamento poi incredibili. No, ma sono sicuro che se ti lasci trasportare al tramite GTA 5, c'ha il suo senso, te lo godi e via. Io no, cioè, va a gusto, come dicevo prima. Io mi sono rotto il cazzo. Saints Row, facciamo un parallelismo con Saints Row, è una gran stronzata, però te lo fumi dall'inizio alla fine. Lo giochi pam 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 pam, perché è talmente puttanata che ha tutto il suo perché. Per me Saints Row batte GTA. Il 3. Saints Row 4. I poteri mi hanno rovinato tutto in Saints Row 4. È Mafia, porca puttana. Forse sabato ci fanno vedere qualcosa di Mafia. Però, cazzo, esce ad agosto l'1. Gli altri sono usciti prima. Ma aspetta, ma fai uscire tutto assieme. Sì, per me Saints Row 3 a livello di divertimento e spanne sopra GTA 5. Ma anche San Andreas, tutti lo definiscono, ma perché San Andreas vi piace di più rispetto a GTA 5? Perché GTA 5 comunque c'ha una profondità incredibile. Poi i gusti, ribadisco, sono gusti. Sono curioso però, perché... Ok, San Andreas aveva tutta la sua trama anni 80, da ghetto. Però che aveva GTA San Andreas di così speciale rispetto a GTA 5? Figa, shottato proprio, wow. Era Vice City, l'ho scambiati, scusatemi. Li ho scambiati. Cioè, credo che... vabbè, ma anche Vice City è super amatissimo. Credo che San Andreas e Vice City siano semplicemente amati per via dei ricordi. Ha segnato un cambiamento, è vero. È vero, assolutamente sì, Gabriel. È stato... San Andreas è stato un grosso cambio nel mondo dei videogiochi, però... Cioè, secondo me c'è molta più nostalgia. No, no, ma per il periodo... Allora, a parte il fatto che Samuele dice una cosa... Santo cielo. Dice una cosa giustissima. Vice City, mi ricordo, quando è uscito, ero alle medie e sembrava esistesse solo quel videogioco per un periodo. Sì. A me è successo con GTA 3. Ma è anche facile da dire il perché. Stiamo parlando di un titolo che al ragazzino attizza molto. Perché... Tu sei un criminale, puoi pagare le prostitute e uccidere le prostitute, rubare le macchine. Cioè,
per un ragazzino delle medie, se tu gli dai quella roba lì, ma è felice per tutta la vita. All'epoca è ovvio che... che succede? Ah. È ovvio che in quel periodo lì i ragazzini impazziscono per un titolo del genere. Ma grazie al cazzo, GTA è sempre stato l'amore dei ragazzini, perché puoi fare quello che non puoi fare mai, no? Ti permette di essere un sociopatico, ti permette di fare il criminale. È per questo che GTA è apprezzato dai bambini. E non perché sia un gioco da bambini. Non dovrebbe essere un gioco da bambini, ma è apprezzatissimo dai bambini. Tanto quanto e forse anche più di Fortnite. Smentitemi, se volete, se avete possibilità di smentirmi, smentitemi. Ma io sono abbastanza convinto che tutti quelli che aspettano GTA 6 con tanto ardore siano ragazzini. Allora! Più di Fortnite, perché figa, perché puoi fare delle robe... com'è che si dice? Trasgressive. Trasgressive è il termine giusto. Ce la facciamo? No, non libertà. Non libertà. Trasgressione. Attenzione. Libertà è un'altra cosa. Anche perché figa, non è che ti dia tutta questa libertà che altri giochi non ti danno, GTA, eh? Ma io qua come la spingo sta cazzata? Perdonatemi, che adesso prendo fuoco e do fuoco a tutto. Non ho neanche cibo. Pensa un po'. Mi metto qui vicino all'acqua, mi faccio spruzzare. Libertà e Dead Redemption 2, sì. Quello sì. Quello molto di più. Anche Zelda è libertà. GTA 5 sarà il primo gioco a farsi 3 gen di console. Sì. Sai che mi hai messo un dubbio incredibile? Skyrim è uscito su questa gen? È uscito, l'avevano fatto uscire, vero? Su Play 4, sì. Ma non so, mi è venuto il dubbio. Allora! Vabbè, ma come faccio? Io sono qua come un deficiente che aspetto. Non mi ricordavo. Allora, il VR me lo ricordavo. Non mi ricordavo se era uscito anche su Current Gen. Ha rotto il cazzo sto uccello, eh? No, no, sai che forse sì. Stavo pensando. Skyrim probabilmente mi esce anche su next gen. Perché il prossimo Elder Scrolls non si sa quando esce. Ma dove ho preso fuoco? Ah. Il prossimo Elder Scrolls non ha una data. Si parla di next gen, ma roba molto inoltrata. Oh, mi sono rotto i coglioni, ciao. Che pulizia delle orecchie. No, no, no. Aspetto che la nave si spacchi prima. Esploro i mari. Ti immagini se qua sotto c'è del... niente, non c'è niente. C'è un'isola, magari mi posso azzatterare. Sì, di qua. Ci sono degli scogli. Ma di là, andiamo verso il vulcano. Guarda la mia nave in fiamme, santo cielo.
Fa male la parte di cervello che non sapevo di avere. Eh beh, di Resident Evil 7 ha fatto solo 7 live. No, allora, non mi ricordo, però deve essere... Se è così, sono un mago. Non mi ricordo, però. Che fa? Insiste questo qua? No, no, sto seguendo la mia nave, non mi rompere i coglioni. Sì, Vice City è stato il Pokémon Go dell'epoca, Samuele. Nessuno gioca mai un cazzo, poi arriva quello, tutti ci giocano e poi magari passano anche ad altro. Un po' come il passaggio di categoria tra le varie droghe, no? Tutti col crack. Oh, non sta andando giusto a cazzata di nave. Un sacco di gente in più da cui farsi prestare i giochi. Sai che mi è capitato pochissime volte di farmi prestare dei giochi. In entrambe le occasioni li ho restituiti in tempi record, anche senza averli finiti, perché mi imbarazzava tenermi il gioco. Cazzo, questo qui è un capitano? Squalo? Ma porca troia. No, che chi è sta gente? Oh, madonna, gli squali come erano arrivati incattiviti. Che belli gli squali che cercano di mangiarmi. Buona. Carino. È andata la nave? No. Vedi là. Che storia. Ci sarà del cibo? No, 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 no. Mi uccide. Buona. Ok. No, direi di no, che questa non va bene. Che dite? Finale di live in Zattera? Mamma mia, spettacolo. Dai. Il gioco che ho odiato più di tutti. Non mi viene in questo momento. Odiato, proprio odiato, nel senso... Allora, bisogna vedere se l'ho odiato, ad esempio, perché mi ha fatto arrabbiare con My Getting Over It. O odiato perché mi aspettavo grandi robe ed era una merda. Perché anche Resident Evil 7 è un ottimo esempio. Resident Evil 7 per me è stata un'enorme delusione. Atmosfera fantastica, nemici veramente inguardabili. Un gameplay... al limite del giocabile per quanto mi riguarda. Mi ha fatto abbastanza schifo perché era palese che fosse stato pensato per il VR. No, remake di Resident Evil 3 era una merdata. Ma odiato no, odiato è un'altra cosa. Certo che l'ho finito Resident Evil 7. Ma è Pokémon Let's Go, non ha fatto cagare. Non mi ha fatto arrabbiare. L'ho apprezzato Let's Go. Mi è piaciuto molto più di questi Pokémon che sono usciti. Molto di più. Ecco, un gioco che mi ha fatto incazzare potrebbe essere Spade e Scudo. Non perdetevi DLC mercoledì prossimo. È mercoledì, no? Il 17. Ma soprattutto donate, donate, donate per i moderatori. Sì, mercoledì prossimo. Sto andando a casa e non so neanche dove.
Perché li ho odiati? Perché sono titoli che non mi sono piaciuti per motivi... Titoli, aspetta. Quando odio un titolo, non è che lo odio a cazzo. Di solito quando un titolo mi fa incazzare parecchio, e quindi ho iniziato questa nuova tendenza, li mollo. Perché altrimenti rischio di torturarmi. Per questo vi ho detto che The Last of Us 2 gli diamo il beneficio del dubbio per 5 ore. Dopo quelle mi faccio due conti e poi ci gioco. Altrimenti va a finire che ci sono titoli che mi aspetto, che sono contento che escano, che sono in hype, come la saga di Pokémon, come Resident Evil. Ci punto molto e poi mi viene presentata una merda appena riscaldata al microonde. Ok? È ovvio che lì... cosa fai? Ti incazzi. Serve a qualcosa? No. La risposta, come al solito, è non comprare mai più un gioco Pokémon per fargli capire che devono fare dei giochi Pokémon belli. Segreto di non aspettarci mai nulla da nessuno. E infatti è per quello che sono diventato anche un po' disilluso e cinico negli anni. Perché sono stato deluso così tante volte... che io non sono in hype per niente in questo momento. Non c'è nulla che sto aspettando con ansia. Sono un fan della saga di Halo. Uscirà Halo Infinite. Non sono in hype, non sono lì che lo aspetto. No, non è essere critico per i giochi. Anzi, è una cosa negativa. Credo che anche per via del mio lavoro questa cosa qui sia stata accentuata. Siamo arrivati da qualche parte nel frattempo. E rovinata. Credo di aver giocato talmente tanti giochi nella mia vita e talmente tanta merda che ormai non mi aspetto più niente da nessuno. Anche Sea of Thieves mi ha deluso, è vero. Ma non è vero che l'hanno sistemato qui DLC. Il gioco è rimasto lo stesso. Semplicemente ha del contenuto aggiuntivo. Ma il gameplay di adesso di Sea of Thieves è lo stesso che avevo al Day One. Cambia solo questa zattera che al Day One non c'era. Sai che roba. Oh, eccoci qui. Cos'è? Con la E. Pa! Donate, donate, donate per i moderatori, ragazzi. Donate, 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 donate per i moderatori. Comunque è così, quando hai giocato tanta merda quanto ne ho giocato io, difficilmente ti fai sorprendere. Infatti, tutti i giochi che ho visto ieri sera sembravano interessanti. Nessuno di essi però mi ha messo un hype estremo. Perché giro rigira, alla fine sai già dove possono andare a parare, sei già la merda che ti puoi infilare sotto i denti. Beneficio del dubbio si dà a tutti. Bellissima conferenza, bruttissima console, però va bene, insomma. C'è una sigla qui. È vero, hai ragione, Zack. Di gameplay si è visto veramente, veramente poco. Di gameplay, se non sbaglio, si è visto solo gameplay di roba già vista. Si è visto il gameplay di Blooper... Looper cazzi. Si è visto il gameplay di quello degli dei. Che è palesemente il gioco di... cos'era? Osiris, Orsis... vabbè, che era il gioco di... gli dei egizi. Non so se ve lo ricordate, quella mega trashata... è uguale, me lo ricordo tantissimo. Ratchet, è vero, si è visto il gameplay di Ratchet? Tra l'altro, ci ho pensato adesso. Spider-Man, Miles esce al Day One della console. Ratchet pure. O no? Ratchet usciva al Day One? Non mi ricordo. Ratchet hanno fatto vedere il gameplay. Ma non l'hanno fatto vedere di Spider-Man. Perché? Era il Day One Ratchet, sai che non mi ricordo. Sì, è molto bello il gameplay di Ratchet, molto interessante.
Anche questo l'hanno fatto vedere, sì. Un po' paura per questo Miles. Non vorrei fosse un more of the same. Spero e mi auguro di no, però sai. Ce l'avevamo ripromessi di pescare in realtà in questa mattinata. Non l'abbiamo fatto. Ratchet, no, non era day one. Non mi ricordo. Io Ratchet sono rimasto senza, perché non avendo giocato alla Play 2 me ne sono persi parecchi. Devo ammettere che non mi hanno mai attirato. Non è stata... No, forse ce l'ho la collection di Ratchet & Clank che era uscita la remastered. Però ammetto, non mi hanno mai attizzato. Questo mi ha intrigato. Però, boh, cioè, non è tra le cose che sicuramente metto in cima alla lista. Se c'è quello e non c'è altro, gioco quello, come al solito. Ah. A me Spider-Man invece è piaciuto abbastanza. Anche lì, come dicevamo prima, è totalmente a gusto. Ma ovvio che è a gusto. Ma scusami, per mettere l'esca come faccio? Sì, ma so come si pesca. Ok, sì, però... Niente, devo fare il tutorial ogni volta. Sì, Demon Souls lo hanno rifatto da zero. Però, vedi che anche lì c'è l'inculata. Ti sei perso l'inizio della live, probabilmente. Demon Souls ha una grandissima inculata. Puoi scegliere tra i capelli nelle mani. Dicevo, puoi scegliere tra qualità video, visiva, qualità visiva, o frame rate. Merda, quella è merda, va bene? Io speravo che non ci fosse questa cosa qui nella nuova generazione. Speravo nella scelta tra 4K 30 frame e 1080 60. E vabbè, spero sia così, spero sia così. Però loro hanno già detto che sarà una questione di bellezza visiva. Già per me... Brividi, brividi. Mi fanno un altro Bloodborne qua. 60 frame a 8 bit. Vuoi vedere un bel gioco o divertirti mentre giochi? Cioè, io vi ricordo che Bloodborne, il motivo per cui non ci ho più giocato, cioè, l'ho finito ma la bene meglio, è quello. È uscito con una grafica super pompata su una console che non poteva permettersi una grafica super pompata. E ho detto, no, vaffanculo. Io non gioco con questo frame rate a sto gioco. Bellissimo, ma me ne sbatto. Pesce parla, si può cucinare per rischiare la vita? Che carino che è. Uno slideshow in 8K. Voci dicono che Bloodborne uscirà su PC e quel giorno io me lo giocherò. Se volete lo facciamo in live e ci giochiamo assieme. Non vedo l'ora. Ma è cotto bene, è cotto male, non mi dice niente. Posso ricuocerlo anche? Ah! Non sapevo. Deve cambiare colore, ma lo ha fatto. Ma è diventato un po' più bianchino. Guarda come sfritega. Sì, su Bloodborne ci fosse stata la scelta di frame rate da subito e non solo con la Pro, avrei puntato lì e mi sarei giocato un gioco visivamente merdoso, ma un bel gioco. Oh, hanno voluto fare quella roba lì, che poi con il pad della Play, mamma mia. Adesso mi sembra un po' smorto, però. Ma è buono sta roba?
Sì. Grazie a Gnappi, 3 come le speranze per Bloodborne su PC. No, sembra una roba plausibile. Diciamo plausibile, sembra una cosa che c'è, che si vedrà. Vediamo. Con l'ischia è tutto, ma sì, fa gli anticorpi. Vabbè ragazzi, io a questo punto mi fermerei. Niente. Mi tuffo. Mi fermo. Mi sono divertito, dai, è stata una bella chiacchierata, una bella mattinata. Ci vediamo stasera. Non so cosa fare, in teoria vorrei andare avanti con le sfide, che mi sono divertito un sacco sta settimana. Però avevo anche in mente un'altra roba che non vi voglio dire perché sono un infame bastardo. Mica perché mi ricordo poco quello che penso, perché sono proprio un infame bastardo. Non vi voglio dire che cosa avevo pensato, ma vi assicuro che mi ricordo che cosa avevo pensato di fare stasera. Quindi buon pomeriggio, buona serata, buon cazzo, buon quello che volete. Noi ci vediamo stasera con chissà Virai di Termos. E gli diciamo secondo voi PlayStation 5 sarà aerodinamica se lanciata da una finestra? A stasera.